Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sono, non so se c'è scritto, vabbè, sono, vabbè, questo è il mio nome, Maurizio Melis, mi occupo di innovazione e energia soprattutto su Radio 24. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Iniziamo, io passerò subito la parola, poi se devo fare qualche considerazione introduttiva la faccio dopo. Passo però subito la parola, invece, di che cosa stiamo parlando lo vedete naturalmente alle mie spalle. Questo è, diciamo, il convegno di chiusura di un progetto europeo. Tipicamente questi progetti europei hanno un momento di chiusura di ufficiale, diciamo, di chiusura e presentazione dei risultati. Siamo qui a fare esattamente questo. I policy è evidentemente un modello, diciamo, una piattaforma informatica che dovrebbe aiutare i politici a prendere delle decisioni più consapevoli, più informate, più strutturate, soprattutto avendo un'idea un po' più precisa di quali saranno le ricadute. Oggi parliamo di questo. A questo punto lascio veramente la parola a Morena Diazzi, direttore generale attività produttive, commercio, turismo, regione Emilia-Romagna, che è anche il dipartimento che, ha, diciamo, che si occupa poi delle rinnovabili, che è il tema su cui si è concentrato questo e-policy, almeno inizialmente, perché poi vedremo che si può ampliare. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio tutti coloro che partecipano al progetto, i nostri partners che sono qui presenti. Vi do un welcome generale per la nostra regione, ma anche, insomma, per la città di Bologna, che avete avuto modo, quindi avrete modo di vedere e di visitare. E ovviamente ringrazio l'università per il grande lavoro che ha svolto e tutti coloro che si sono cimentati ai vari livelli per, appunto, dare corpo a questo progetto che ha in sé, diciamo, due elementi, credo, di grande innovazione. L'uno è l'uso di degli strumenti informatici, telematici, insomma, di comunicazione. Dentro questo sviluppo fortissimo che sta avendo la società nazionale, non solo quella regionale, insomma, sui temi ovviamente della comunicazione e della partecipazione dei cittadini, e l'altro la questione ovviamente altrettanto centrale, che è proprio quella dell'energia e di come questo lavoro di conoscenza e di consultazione può essere applicata a scelte in uno degli ambiti più strategici che riguarda naturalmente anche gli obiettivi dell'Europa 2020. Perché dico questo? Perché noi abbiamo utilizzato questa piattaforma e abbiamo quindi, diciamo, implementato, almeno in parte, o aiutato ad implementare proprio dentro a quella che è stata la nostra programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. Come voi sapete, siamo in chiusura sulla stagione dei fondi strutturali 2007-2013, finiremo, diciamo, le ultime attività nel corso del 2015 e poi nel 2016 chiuderemo più o meno le rendicontazioni, e stiamo però avviando dentro, con l'invio formale che abbiamo fatto il 22 luglio alla Commissione Europea di tutti i programmi, avviato questa seconda tornata, diciamo, dei fondi strutturali. Che cosa è rilevante nei nuovi fondi strutturali e perché può essere utile lo strumento che state mettendo a punto e che poi oggi discuterete, e questa piattaforma, e anche come può essere utile a coloro che devono prendere le decisioni? Noi siamo un po', diciamo, come struttura il riferimento, io sono anche autorità di gestione dei fondi strutturali, e c'è un processo veramente molto complicato di condivisione a vari livelli e molti stakeholders, non solo dal punto di vista, diciamo, dei beneficiari, ma anche istituzionale, no? Perché questa volta non solo la nostra regione, ma anche a livello nazionale, anche quello comunitario, e non solo la DG Regio, ma tutte le varie direzioni settoriali stanno lavorando per comprendere, per capire bene quali saranno gli effetti, no? I delta che verranno prodotti dalle nostre politiche. Ecco, quindi ovviamente avere strumenti che ci accompagnano e che ci consentono di attivare la partecipazione ex ante e poi di comunicare in itinere quelli che possono essere i vari risultati che raggiungiamo è sicuramente una delle oggi delle ausili più importanti che chi attua le politiche può avere. Quindi su questi due temi, uso della partecipazione online, poi c'è anche una parte di offline, no, che è stato fatto dentro il progetto,
e dall'altro i temi della green economy sono sicuramente due pilastri centrali anche della futura programmazione. Noi come Regione Emilia-Romagna abbiamo previsto infatti, in attuazione anche del regolamento comunitario e dei diversi obiettivi tematici previsti, di inserire proprio un obiettivo tematico specifico che è relativo a tutta la parte infrastrutturale ICT e anche lo sviluppo di qualche piattaforma nuova o comunque ridisegnata, reingegnerizzata, che è quella del rapporto fra pubblica amministrazione e imprese, dove peraltro vogliamo applicare proprio anche strumenti, diciamo, di partecipazione proprio delle imprese anche rispetto alle nostre diverse misure, e dall'altra abbiamo un asse particolarmente importante che viene raddoppiato più o meno, che va oltre 100 milioni di euro in questa programmazione, che riguarda tutta la parte, diciamo, energetica, privati, pubblici e un pezzo di mobilità sostenibile che abbiamo messo nell'asse poi urbano. Quindi questo tema dell'energia rimane un tema assolutamente centrale. Certo, io credo e chiudo che quello che è veramente importante sull'energia è riuscire a fare raggiungere il messaggio dell'economia verde che vogliamo a tutti i soggetti che fanno scelte in questo ambito, che possono essere i privati, possono essere le famiglie, possono essere le imprese, possono essere le pubbliche amministrazioni. Proprio a tal fine noi, oltre alla consultazione che ci ha consentito di avere indicazioni, diciamo, più precise sugli interventi, stiamo sperimentando tutta una serie anche di strumenti di finanza green, ad esempio, che è un tema importante. Devo dire che per la prima volta ho incontrato le banche dopo un anno di lavoro su questo fondo, che li ha costretti a valutare i progetti delle imprese, no? E abbiamo, perché voi sapete, sono complicati comunque da valutare, anche perché poi sono sempre il tema degli incentivi, delle cumulabilità, insomma. Quindi, però devo dire, ho trovato anche un sistema bancario molto più attento, proprio perché, diciamo, questi strumenti comunque stanno via via della finanza anche innovativa entrando anche nel settore green. Quindi noi pensiamo, insomma, che si possa fare un certo percorso. Naturalmente c'è una platea anche di nuovi soggetti che questa programmazione raggiunge, anche sul tema ovviamente dell'edilizia residenziale pubblica, insomma, dove stanno nascendo molti progetti. E poi abbiamo iniziato anche a lavorare sulle forme più avanzate, diciamo, di partecipazione del privato sugli appalti che andremo a fare, quindi project eccetera. Ci saranno due giornate formative a novembre proprio su queste nuove forme, con la presenza di un esperto che ha lavorato, insomma, sta lavorando anche con la commissione, e quindi cercare di impostare questa programmazione non solo con il contributo, diciamo, all'ente locale che deve realizzare l'investimento nel suo complesso, ma visto anche i problemi di patto di stabilità, che speriamo il nostro Premier riesca in parte a rimuovere, ma è una lotta veramente dura questa sulla, diciamo, sulla uscita dal patto di stabilità di una serie di investimenti, pensiamo anche che si possano studiare forme che impegnano il pubblico meno di quanto non abbiano impegnato fino ad oggi, e quindi, diciamo, poter andare abbastanza sicuri ormai su tipologie comunque di appalti che si stanno affermando in diversi contesti. Ecco, quindi io vi ringrazio per lo stimolo che abbiamo avuto nel lavoro, in particolare l'ingegner Raimondi e il gruppo dell'energia che sta nella mia direzione, che ha lavorato con grande passione a questo progetto. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, a Io Partecipo, che abbiamo così più volte coinvolto anche per sperimentare il progetto. C'è già anche un po' di materiale che viene fuori per il nuovo piano energetico regionale, che sarà oggetto di decisione, penso, da parte della nuova giunta, no? Che, come sapete, andrà ad insediarsi, diciamo, fra dicembre e gennaio, quindi avremo già anche molto materiale di supporto per poter poi procedere in questo senso. Un ultimo appello che faccio è: mi raccomando, noi abbiamo la possibilità anche attraverso Horizon di riprendere molti dei temi che abbiamo sviluppato con i nostri partner anche in questi anni. Ci teniamo particolarmente, come sapete, la Regione Emilia-Romagna ha finanziato e continuerà a finanziare anche la progettazione
per la partecipazione ad Horizon, quindi tutto quello che anche grazie a questa rete saremo in grado di mettere in piedi sarà sicuramente insomma di grande interesse, e visto anche insomma il posizionamento della nostra regione, che come sapete ha fatto un salto in avanti ed è entrata diciamo nel secondo scaglione delle regioni più innovative d'Europa, eravamo al terzo livello, oggi siamo al secondo livello, certo arrivare al primo, che è quello delle grandi paesi del nord Europa, sarà difficile, ma insomma comunque piano piano l'unica regione italiana peraltro che ha avuto la possibilità, grazie all'impegno sulla ricerca e innovazione, appunto di avere questo avanzamento insomma nello scoreboard dell'innovazione, insomma vorremmo continuare a lavorare, e quindi pensiamo che anche attraverso la rete alta tecnologia, le università, i centri di ricerca e di innovazione, Enea, CNR, insomma tutti coloro che operano in questa regione, sia davvero possibile fare uno sforzo ulteriore e piano piano insomma anche avere un maggior protagonismo in questa, dentro appunto ai fondi europei. Quindi grazie, auguro a tutti buon lavoro e speriamo di ritrovarci per molti altri progetti proseguendo questa fattiva collaborazione. Grazie mille. Grazie a lei, Diazzi. Paola Mello, direttore del Dipartimento di Informatica, Scienze e Ingegneria dell'Università di Bologna, ci dà il benvenuto, i saluti. Ovviamente siete fortemente impegnati in questa iniziativa, mi sembra, è esattamente il vostro lavoro. Certo, infatti mi fa molto piacere essere qui stamattina, giustamente detto questo è il vostro lavoro, ed infatti diciamo è veramente per me un grosso piacere essere qua per salutare e ringraziare i partecipanti. A nome dell'Università di Bologna, in seguito, in conclusione ci sarà l'intervento del professor Braga, che è prorettore alla ricerca dell'Università, quindi diciamo lascerò poi a lui la parte diciamo delle conclusioni, per trarre le conclusioni. Mi associo ai ringraziamenti che sono stati fatti per tutti i partecipanti a questo progetto, che io ritengo veramente importantissimo e qualificante per l'Università di Bologna e anche in ambito europeo. Vi saluto chiaramente a nome dell'Università e in particolare, essendo io il direttore del Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria, a nome del Dipartimento che rappresento, che chiaramente ha un ruolo fondamentale in questo progetto, che è un progetto appunto, come abbiamo detto, i policy, che coniuga in qualche modo, in modo virtuoso e veramente in modo molto interessante, ritengo che sia una grande novità, il punto di vista del policy maker, di colui che fa la politica, diciamo, e il punto di vista di tutti gli altri componenti, che non sono pochi e sono fondamentali, che sono i componenti, sono le aziende, sono il territorio, è la legislazione e sono, da un po' enfasi a questo, i cittadini. Quindi io penso che questo progetto abbia una valenza importantissima, non solo dal punto, e lo sta dimostrando, e lo ha dimostrato, siamo in conclusione, non solo dal punto di vista tecnico e tecnologico, io sono del Dipartimento di Informatica, dopo dirò qualcosa a questo riguardo, ma avrete la giornata per approfondire, ma anche proprio come significato, no? Come significato. E penso che sia interessantissimo anche come forma di collaborazione. Perché questo? Perché in questo progetto, che è un progetto europeo, da questo progetto partecipa l'università, partecipa la regione, partecipano altri enti, partecipano università a livello europeo, e quindi è un progetto che, pur tagliato magari su specifiche più locali, ha una grossa valenza dal punto di vista internazionale, è ovvio. Quindi veramente è un progetto importante, e per noi Università di Bologna e in particolare per il nostro dipartimento. Vi spiego anche un attimo perché il nostro dipartimento è un dipartimento nuovo, cioè nel senso che voi sapete c'è stata la legge Gelmini e la riforma, noi siamo un dipartimento post-riforma che è nato presso l'Ateneo di Bologna coniugando diciamo informatici dell'area scienze e dell'area ingegneria, quindi è un dipartimento nuovo che conta quasi 90 unità di personale docente e ricercatore, penso sia uno dei più grandi come informatica d'Italia,
E siamo nati un po' con i policy, no? Perché i policy è nato nel 2011, noi siamo nati nel 2012, in questo senso dico ci sentiamo anche molto vicini da questo punto di vista. E proprio l'obiettivo del Dipartimento, uno degli obiettivi per cui l'abbiamo costruito, è chiaramente un obiettivo culturale e un obiettivo anche di collaborazione, di uscire un po', diciamo, anche solo dal valveo accademico, ma di collaborare, aprirci al mondo esterno, e The Policy è proprio un esempio da questo punto di vista. Noi pensiamo che appunto sia importantissimo a livello, ma non solo noi, credo un po' tutti, a livello di università, proprio instaurare una collaborazione col mondo esterno che parte dalla formazione. Noi formiamo, noi abbiamo circa 700 iscritti all'anno di studenti sull'area informatica, e che poi passa che lavora assieme sulla ricerca e poi passa al territorio, passa alla realtà produttiva, passa alle aziende. È un circolo virtuoso fondamentale che noi dobbiamo perseguire, e proprio Policy è in questa ottica. Scendendo, diciamo, più a un discorso di tipo tecnologico, tipo informatico a questo punto, io mi sento di dire che è un progetto molto importante anche dal punto di vista dell'attività di ricerca, quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato così alacremente, perché utilizza tecniche nuove anche dal punto di vista informatico. Ne cito qualcuna: i processi di data mining, l'utilizzo dei social network, l'attività di visualizzazione per l'utente che non è un informatico, per avvicinare all'informatica, il concetto di pervasività dell'informatica che tocca tutti gli ambiti e tutti i punti, e quindi non può vivere in una campana di vetro, perché oggi informatica vuol dire agenda digitale, vuol dire smart city, e quindi la tecnologia si apre, ma non per questo, ma produce comunque cose importantissime anche dal punto di vista dell'attività di ricerca. Possibilità di maneggiare dati, big data, trasparenza, possibilità per il cittadino di avere la visione di quello che succede. Sono punti, secondo me, fondamentali oggi come oggi, che pesano tantissimo e che noi dobbiamo, è il nostro ruolo di informatici, portare avanti in collaborazione con tutti gli altri. Penso sia abbastanza interessante questo discorso, poi diciamo chiudo qua. Perché noi che lavoriamo nell'informatica, nelle tecnologie informatiche, ci siamo resi conto che c'è stata una grossa trasformazione, come tutti, negli ultimi anni, e quindi c'è un ambiente, un insieme di utilizzatori che sono una palestra amplissima rispetto a quella che poteva essere 15-20 anni fa, d'accordo? Le tecnologie si sono rafforzate tantissimo e adesso devono andare verso le applicazioni. Questo si vede anche in Horizon 2020, in cui l'apporto è sostanzialmente proprio sull'idea di sviluppare strumenti informatici e tecnologie al servizio della società e al servizio del cittadino. I policy, diciamo, ma sicuramente rientra in questa idea, che io penso sia molto importante, che noi informatici non possiamo assolutamente più ignorare. Quindi, in conclusione, penso si sia visto l'entusiasmo con cui io ho presentato questo progetto. Ringrazio ancora tutti coloro che ci lavorano e ci hanno lavorato, tutte le disponibilità. Ringrazio la Regione Emilia-Romagna, che ha colto subito l'interesse per questo progetto, capendo la sua valenza. E ringrazio tutti coloro che ci stanno lavorando e ci lavorano in tutta Europa, perché è un progetto europeo, producendo, secondo me, dei risultati importanti, sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista dell'exploitation e del trasferimento tecnologico. Quindi grazie a tutti quanti, anche per essere qui oggi. Grazie. Grazie, professoressa Mello. Allora, intanto vi do due informazioni, diciamo così, informazioni per la giornata. Intanto, come si svolgerà la giornata? Adesso avremo circa un paio d'ore complessivamente di dibattito, o meglio di conferenze. Se poi, anche durante, insomma, qualcuno ha qualche domanda, io suggerisco sempre, più è proattiva di solito la discussione, meglio è, quindi visto che siamo poi anche pochi, tutto sommato, è una dimensione che consente veramente il dibattito, io vi suggerisco di intervenire eventualmente anche durante gli interventi dei relatori. Quindi
concluderemo più o meno verso le 12.30 questo dibattito, la giornata di discussione, poi comunque ci sarà un rinfresco e fino alle 2 fuori qua troverete verranno esposti sostanzialmente, c'è un'area demo nella quale appunto ci sono diversi casi dimostrativi per chi volesse approfondire, vedere qualcosa di più concreto. Allora mi si chiede di dire qualcosa e allora provo a fare, come dire, una veloce riflessione. Guardate, questa sera in una trasmissione su Radio 24 parliamo di un software sostanzialmente che, riuscendo a intercetta i tweet al volo ed è in grado di lanciare un messaggio di allarme, per esempio se si verifica un cataclisma, con qualche ora di anticipo rispetto alla protezione civile. Guarda caso, io faccio sempre in questo periodo dell'anno trasmissioni su questo tema e tutte le volte io le programmo e tutte le volte succede qualche casino i giorni precedenti, e ogni anno siamo a ripeterci le stesse robe. E questo, diciamo, ci stiamo avvicinando in questo software che serve in questo caso per le situazioni di emergenza, e quello di cui parliamo oggi sono in qualche modo imparentati e trovo che si avvicinano molto a quella che mi pare una buona definizione di cosiddetta smart city, di città intelligente, che io trovo una buona definizione sia la città governata in tempo reale, cioè quello che riusciamo a fare, o potremmo riuscire a fare oggi, grazie alla capacità che abbiamo di trattare immense mole di dati, capacità unica per ora nella storia, mai avuta precedentemente, di leggere continuamente la città attraverso dei sensori di vario tipo, che possono essere i messaggi degli utenti e i sensori del traffico, insomma c'è di tutto là dentro, e prendere decisioni praticamente in tempo, elaborare questi dati e prendere decisioni praticamente in tempo reale. Però proprio i fatti di Genova di questi giorni ci fanno capire di quanto sarebbe stato importante uno strumento di questo genere, ma ci fa anche capire che questi strumenti sono anche, come dire, anche pericolosi per certi versi, perché proprio il modello matematico che ha fallito le previsioni poi è all'origine del mancato allarme. Quindi intanto lasciatemi dire questa cosa, poi magari ne parliamo, mi piacerebbe durante il convegno, cerchiamo di capire anche se non si annida qualche rischio dentro una tendenza a demandare a dei sistemi, diciamo, automatici, esperti quanto vogliamo, delle decisioni, e se non finiscano anche per creare degli alibi alla politica. Ma tanto mi diceva così il modello, io non c'entro niente. In compenso possono essere utili in un milione di casi diversi. Allora vi faccio un esempio. Parliamo di energia. Bene, ormai tutti discutiamo dei famosi incentivi al fotovoltaico che sono stati troppo... Io, come dire, non stato, credo di poterlo dire, uno dei pochi che lo diceva all'epoca, veramente eccessivi, e ci hanno portato a un carico eccessivo sulla bolletta. Ma la cosa grave non è tanto questa, è che se noi questi soldi li avessimo spesi in un altro modo, per esempio sull'efficienza energetica, probabilmente avremmo ridotto di molto di più le emissioni di CO2, che doveva essere l'obiettivo, il motivo per cui abbiamo fatto queste cose. Allora, forse degli strumenti del genere avrebbero consentito di vedere questo aspetto, che per la verità in qualche modo si poteva vedere, non è che, però lo avrebbero mostrato, l'avrebbero reso palese, e proprio un tema come quello dell'efficienza energetica, che è un tema molto più complesso del pannello fotovoltaico sul tetto, è il campo di applicazione, secondo me, elettivo per questo tipo di, dove è veramente complicato, perché per esempio ci sono 20 tecnologie diverse, allora come metto, come incentivo... Ecco, noi viviamo in un'epoca in cui l'essere capaci di gestire la complessità è diventato l'elemento di successo, sostanzialmente, quello che fa la differenza tra la vita e la morte, molto spesso a livello di... Ecco, qui senz'altro c'è uno strumento che può aiutare, dopodiché, come tutti gli strumenti, andrà usato con un po' di, di attenzione. Mi fermo qua e ringrazio la dottoressa Morena Diazzi, la dottoressa professoressa, credo, Paola Mello, per essere stati qui con noi. Vi ringrazio. Ah, o volete stare qui con me mentre si fanno... Ecco, perché vedevo che... Non so lei. Voglio anche ringraziare... Perché vedo meglio. Voglio ringraziare però anche il dottor Mellis, perché forse molti di voi, non so se lo conoscono, soprattutto i nostri partner stranieri, perché il dottor Mellis ha avuto, secondo me, questa felice intuizione proprio di diffondere, no, la cultura scientifica, cioè quello che sta dietro anche alla parte pubblica o alla parte dei privati, nei diversi ambiti, ICT, energia, eccetera,
di parlarne alla radio con continuità. Per me la continuità nelle azioni è fondamentale, cioè se uno fa una cosa e la fa per un certo periodo poi produce sempre degli effetti. È lo stesso tema delle politiche pubbliche, non è importante, io penso, farla perfetta subito, ma avviare un percorso e poi continuarla, no? E devo dire che il dottor Melis, visto che non si è presentato, lo presento io, ha questa grandissima capacità di intercettare questi grandi temi che possono essere utili al cittadino, oltre che alle imprese, oltre che alle istituzioni, oltre che a tutti questi soggetti, e prima ha lavorato molto sui temi dell'energia, oggi sta lavorando molto anche sugli altri temi della città intelligente, quindi cosa peraltro volevo dire proprio mentre ci accennava a questa questione anche di questa sera, che effettivamente noi nella nuova programmazione europea ad esempio abbiamo inserito questa idea degli Innovation Labs, no? Cioè questi luoghi di elaborazione per la città dei progetti che usano le telecomunicazioni, quindi diciamo appunto l'essere online direttamente, diciamo, per diversi ambiti che possono essere la logistica, può essere la cultura, può essere la fruizione di tutte le innovazioni dal punto di vista, supponiamo, degli incentivi, eccetera, eccetera. E stiamo appunto elaborando questa nuova piattaforma, ecco. Quindi con l'ausilio delle nostre città e di questo laboratorio urbano che stiamo costruendo per la nuova programmazione. Ecco, quindi volevo proprio con questo salutare e ringraziarlo per aver accettato di essere qui oggi, perché penso che sia diciamo di ulteriore stimolo ai lavori di questa giornata riuscire poi anche a tradurli, no? In una qualcosa che effettivamente, come dovrebbero essere i nostri progetti, si trasferisce o a colui che deve fare le scelte o a colui che studia o a colui che è l'utilizzatore poi di queste piattaforme, di queste tecnologie, ecco. E credo che abbia davvero inaugurato in modo innovativo, no? Proprio il ruolo anche del giornalismo applicato proprio ai temi difficili, perché l'energia è un tema abbastanza difficile, insomma, come lo sono tutto il mondo delle telecomunicazioni, per chi anche come me non è della ultima generazione, no? Che vive, diciamo, di TLC, ma invece, insomma, siamo sempre un utilizzatore che ha sempre un po' di riserva, no? Perché appunto credo che invece, insomma, questo avvicinamento fatto con continuità per tanto tempo sia davvero utile a tutti noi, anche al nostro paese, che come sappiamo, insomma, sta facendo passi veramente enormi, ma che mantiene anche per la Commissione europea ancora qualche gap su queste tematiche, insomma, che cercheremo di colmare nel 2014-2020. Grazie di nuovo. Grazie a lei. Imbarazzato, grazie. Non ho parlato della radio perché non volevo fare pubblicità. Va bene, allora, a questo punto invito, qui mi perdoneranno per la pronuncia, Marin Jansen, o Jansen, non so come si pronuncia esattamente. Eccolo là. Adesso mi dirà. Now, you will tell me how is the right pronunciation. Marin Jansen. Okay, more or less. Yes. I can't help that. And I'm very... Okay, I can speak in English, I think is the best now. And I'm very curious, because he's an expert of this... Di sentire la sua presentazione perché il dottor Jansen è un esperto ICT used for support to the di utilizzo di strumenti ICT, di informatica per le policy. Quindi farà un'introduzione generale su questi temi e ci indicherà quali sono le opportunità rispetto a questi temi. Del supporto, delle nuove tecnologie a supporto del policy... del policy making, Jansen è dell'università di Delft, Netherlands, quindi Olanda. Prego, please. Thank you very much for this welcome here. I think what we already heard in the discussion is what really, where the rubber hits the road is the policy making, science, engineering, all three aspects come together with that. And that's really what's happening. And I think that has a huge impact on the policy making process. And I want to discuss that today. I want to discuss some of the developments that are going on. It's not a single development. There are a number of developments that are impacting the policy making cycle. And not only in the area of energy, in all areas that are related to policy making with that. I want to address some of the changing roles for policymakers in that way, because I think the traditional way we are dealing with dei politici
questo modo di guardare alla politica sta cambiando, e naturalmente questo è anche dovuto all'impatto dell'informatica. Le interpreti ringraziano per aver chiesto allora all'oratore di rallentare il ritmo. Quindi vorrei discutere appunto del fatto che le cose cambiano e i nuovi politici devono chiaramente ridefinire i propri ruoli, le proprie capacità. Devono naturalmente essere preparati, essere addestrati per questi cambiamenti. Io insegno informatica nella governance. Allora, noi dal nostro punto di vista all'università analizziamo quello che è l'impatto sul processo decisionale a livello politico, e che chiaramente questo ha un collegamento con l'e-policy. È molto importante essere coscienti di questi cambiamenti. Allora, adesso analizziamo la situazione in passato, cioè la maniera tradizionale di condurre la politica, per esempio risolvere dei problemi, risolvere problemi come l'inquinamento. Molto spesso è molto difficile definire quali siano i problemi, cioè che cos'è l'inquinamento, qual è l'impatto dell'inquinamento sulla nostra società. Quindi è un problema naturalmente molto difficile, molto complesso. Inoltre è un fattore fondamentale che sono coinvolti molti attori, molti stakeholder, anche le società, ovviamente le aziende. E quindi cominciamo con un processo interattivo molto difficile, anche con delle iterazioni, quindi che si ripete. Ogni stakeholder naturalmente ha una sua percezione, una propria percezione del problema, e quindi è molto difficile definire cosa c'è da fare quando si presenta un problema. Poi ci sono una serie di argomenti correlati con questo, non solo l'inquinamento ma anche l'energia, perché naturalmente l'inquinamento è anche una conseguenza della crisi economica. Ci sono pochi fondi per gestire il consumo energetico, le emissioni, e quindi anche qui è molto difficile prendere una decisione informata, partecipata, perché ci sono contraddizioni, delle iterazioni. Inoltre, molto spesso la definizione di un problema è limitata dai limiti che ha la razionalità delle persone, quindi si tratta di un ostacolo, questo della razionalità limitata. Spesso invece è necessario analizzare un problema da un punto di vista verticale, perché molte direzioni sono possibili e non ci sono delle alternative ottimali. Poi c'è anche la necessità di raggiungere dei compromessi, naturalmente questo riguarda spesso i fondi disponibili. E poi ogni stakeholder ha i propri criteri di valutazione e analizza il problema da un'angolazione diversa. E poi alla fine abbiamo la ideologia politica, che naturalmente ha un ruolo sul processo decisionale, se un politico sia di destra o di sinistra o di centro. Anche questo naturalmente ha un'influenza su questo processo complesso, con molte interazioni, molti stakeholder, molto spesso vaghe, un po' nebulose, queste situazioni che si creano. E quindi è quello che sta studiando proprio la nostra Università di Delft. Naturalmente la nostra università, i nostri progetti analizzano le caratteristiche dei stakeholder, i criteri che vengono applicati nella adozione di decisioni importanti. Ecco come lavoriamo. Quindi vi parlerò adesso un po' del processo politico, del processo politico che riguarda l'adozione di importanti decisioni, ma questo è soltanto una frazione del complesso processo politico, perché ce ne sono tante ramificazioni di questo processo. Quindi ci sono molti più diagrammi di quello che vediamo sulla slide. E qui abbiamo uno strumento molto utile, che è la rappresentazione grafica, per specificare i modelli, i processi di business. Quindi una notazione grafica è un modello del processo di business, nota con la sigla BPMN. Quindi abbiamo un'idea
grazie a questo strumento, di quello che è il sentimento, la percezione da parte dei consumatori, e possiamo introdurre tutta una serie di meccanismi per analizzare, per fronteggiare queste pressioni. Naturalmente anche questo modello sta diventando sempre più basato sui dati, sull'evidence, quindi evidence-based, quindi ha un approccio sempre più scientifico. E adesso vediamo quello che è il ciclo del processo decisionale politico. Allora, innanzitutto abbiamo una definizione del problema con la redazione di un programma, di un'agenda. Poi abbiamo una fase di sviluppo della politica, della strategia da adottare. Poi abbiamo una fase attuativa della politica, per esempio come migliorare il consumo energetico e inquinare meno. Poi il rispetto della politica, e poi la valutazione, perché naturalmente è molto importante anche questa fase di valutazione. Ecco perché abbiamo così tante modifiche nella normativa, perché dobbiamo spesso adattare il nostro processo politico a quelli che sono i cambiamenti della società, e poi ricominciamo da capo con una nuova definizione di un nuovo problema. Gli sviluppi informatici stanno invadendo tutto le fasi di questo ciclo che vedete sulla slide. I progetti di policy si basano su questi strumenti di opinion mining e sentiment analysis, che saggiano quella che è la percezione dei consumatori sulla base dello studio del linguaggio naturale. E quindi questo è un input molto importante per i politici, perché cercano di capire, di saggiare quello che è la percezione da parte dei cittadini, dei cittadini e della società intera. Quindi devono un po' capire cosa è realistico, cosa è attuabile, cosa può essere incluso nel processo decisionale. Quindi abbiamo tanti altri strumenti, serious gaming and simulation, cioè simulazioni e giochi seri, per così dire, in modo da coinvolgere sempre più persone. Molto spesso le persone hanno delle idee, però non le scambiano, quindi questi giochi, queste simulazioni, questi giochi di ruolo servono anche ai cittadini per mostrare il proprio interesse. Alcuni non sono assolutamente interessati, ma noi cerchiamo di creare dei nuovi strumenti per colmare questo divario, in modo da coinvolgere il maggior numero di persone. Ma anche partecipare a un gioco può servire a capire quali sono i fattori, tutti i fenomeni che influiscono su un processo decisionale, ci dà anche una percezione di quello che stiamo facendo noi dal nostro punto di vista. Oggi con internet abbiamo sensori della percezione comune dappertutto. Magari voi avete uno smartphone, e anche lo smartphone vi serve per fare una fotografia, vi fa svolgere tutta una serie di funzioni, vi può anche far misurare addirittura il tasso di inquinamento di una zona, si possono anche misurare addirittura le microparticelle di un determinato gas presenti nell'atmosfera. Quindi con questi strumenti abbiamo sensori veramente dappertutto che misurano tutti gli aspetti della nostra vita. Ad esempio anche l'applicazione di un sensore su un contenitore può essere uno strumento molto importante per misurare le emissioni di quel contenitore, e magari anche la valutazione, cioè l'analisi finale di questo sensore può essere uno strumento che ci aiuta. Molto spesso il motivo di disperazione è proprio il budget, cioè quanti soldi, quanti fondi devono essere spesi per una determinata procedura, per un determinato progetto. Quindi quello che vediamo è che con questi strumenti possiamo dare la possibilità ai cittadini di commentare, di dare una propria opinione sulle modalità di allocazione delle varie voci di bilancio. Spesso notiamo che attraverso questi strumenti c'è un grande divario fra i cittadini e i politici. Ci sono tantissimi sviluppi, secondo me, ci sono tante opportunità da cogliere. Ovviamente ci sono anche tanti rischi nel momento in cui si diffondono delle informazioni in maniera non corretta. Quindi ci sono
tantissime opportunità, ma ci sono anche rischi. E adesso, nel cuore, al nucleo di questo ciclo, ho scritto crowdsourcing. Quello che facciamo oggi è reperire informazioni all'esterno. Non ci basiamo soltanto su esperti che lavorano all'interno con le istituzioni e con le università, ma anche all'esterno abbiamo una importante fonte di informazione e vogliamo raggiungere questa fonte. Quindi il crowdsourcing deve essere un aspetto molto importante nel policy making, nel processo decisionale a livello politico, perché molto spesso i cittadini, la comunità, hanno molti buoni strumenti e molte idee per la governance. Quindi a volte, per esempio, si potrebbe decidere se allocare una somma di 25 miliardi di dollari piuttosto che una somma diversa, e questo lo si può fare anche grazie alle informazioni che provengono dalla comunità, dalla società. Perché spesso, grazie a questi progetti, sono stati fatti dei risparmi notevoli, anche questi 25 mila dollari su questo importo che vi avevo indicato prima. Quindi uno dei fenomeni a cui assistiamo è l'apertura dei dati, grossi quantitativi di dati, quindi grandi database che possono essere messi a disposizione della società. Se naturalmente state avviando un progetto che è basato sulla raccolta di dati, è possibile che attraverso questi strumenti un cittadino o una comunità possa utilizzare questi dati proprio per offrire una soluzione. Quindi il consumo energetico. Se si conosce qual è il consumo energetico da parte delle aziende, delle società produttive, delle imprese che producono, allora si può avere un'idea di quello che è il consumo energetico, delle esigenze energetiche di ciascuna azienda. Ecco perché è utile aprire questa grande quantità di dati. Quindi anche quest'altro fenomeno, come creare... Come coniugare questi dati, cioè come metterli in relazione. C'è un grande valore, si attribuisce un grande valore alla coniugazione di dati, sempre questo per quanto riguarda l'uso delle risorse energetiche. Ancora una volta, conciliare, coniugare, mettere in relazione questi dati può essere molto importante per gli amministratori. Quindi anche l'installazione di un misuratore, di un termometro oppure di un altro tipo di sensore, è possibile che ogni singola famiglia, ogni singola casa riesca a dare delle informazioni su quelli che sono i parametri di consumo energetico. Anche questi sono molto utili per gli amministratori. Uno degli aspetti fondamentali nell'apertura di dati è la facilità di accesso da parte dei cittadini. E se si apre questa possibilità, se si allarga l'accesso ai dati, tutti ne possono parlare, molta gente ne può parlare, e quindi le persone, i cittadini, vengono automaticamente coinvolti. E magari qualche volta possono anche sollevare il problema dell'eccessiva burocrazia in un processo. Poi è il feedback, è proprio il riscontro che i cittadini possono dare. Naturalmente sono i cittadini che sanno meglio come utilizzare meglio le risorse energetiche, perché sono gli utenti finali. Quindi possono le loro istanze, le loro idee possono essere utilizzate proprio per affrontare queste questioni. Molte volte un cittadino si trova lì bloccato in fila, in macchina, e magari può dare un'idea, un input su quello che è, per esempio, il parametro di funzionamento di un determinato semaforo. Quindi è possibile fare piccoli passi, è possibile coinvolgere i cittadini anche attraverso piccole misure che però possono essere molto utili. Quindi ci sono dei confini, delle barriere...
Ci sono state nel passato tante barriere, ma adesso queste barriere vengono sempre di più abolite perché, come ho detto, i cittadini attraverso questi strumenti vengono coinvolti e vengono incoraggiati a partecipare molto di più. Ecco, la visualizzazione e i giochi, altri strumenti che sono molto importanti perché molto spesso inserire troppo testo su un poster, un cartellone è inutile perché ci sono troppe parole, la gente non è più abituata a leggere tanto testo, ma guarda su internet, e anche questo chiaramente ha avuto un impatto sul nostro sistema educativo, perché anche a scuola, all'università, cerchiamo di modificare i parametri di attenzione alla lettura. Quindi è necessario coinvolgere ancora una volta i cittadini inviando informazioni al pubblico e facendo capire alla gente che abbiamo a nostra volta, noi come amministratori, bisogno di questi input. E queste informazioni possono essere usate per comprendere qual è la situazione, ancora una volta, del problema energetico, ma allo stesso tempo bisogna mostrare le implicazioni di tutte quelle che sono le azioni politiche e spingere il comportamento delle persone, dei cittadini, in una certa direzione. Quindi anche questo è un fattore molto importante, cioè utilizzare questi strumenti per spostare, modificare lentamente le abitudini dei consumatori. Non so se conoscete questo esempio, è un esempio utilizzato nel Regno Unito che utilizza questo gioco molto semplice e viene utilizzato nelle scuole superiori in modo tale che gli studenti possano giocarci e a volte si pongano proprio il problema di come posso risolvere il problema del consumo energetico, posso utilizzare nuove fonti rinnovabili, il fotovoltaico, l'energia solare, l'energia eolica, eccetera. Questo modello è molto semplice e dà un'idea molto chiara di quelle che sono le possibili soluzioni al problema energetico. Quindi cosa succede qui? Abbiamo questo ciclo di politica e da una parte abbiamo detto che c'è la definizione del problema, poi l'agenda setting. Allora, al momento della definizione del problema, in questa fase qua sono i cittadini che identificano un problema, magari firmano delle petizioni online, e danno degli input molto importanti agli amministratori locali. Allora, anche qui esistono tanti strumenti per saggiare quella che è la percezione delle persone in merito ad un determinato problema, ma le persone stanno proprio entrando nel merito e questo naturalmente cambia l'atteggiamento degli amministratori. Le persone hanno la possibilità di esprimere un'opinione. E poi a livello della implementazione, dell'attuazione della politica, la gente viene coinvolta anche nell'attuazione proprio dei programmi e della normativa, perché c'è una partecipazione, una collaborazione tra i governi, i cittadini e le aziende. E questo sta cambiando. Poi il rispetto all'osservanza della normativa, se lavorate in un'azienda, potete per esempio dire: beh, installiamo dei sensori e cerchiamo di osservare quello che è l'andamento della nostra attività anche da un punto di vista energetico. Se abbiamo questi strumenti che ci danno delle informazioni, possiamo naturalmente avere un coinvolgimento più diretto. Quindi è un grande potenziale quello racchiuso nella policy enforcement. E anche molti cittadini si vedono girare per la città, magari scattare una foto, e
Questo è uno dei segnali appunto che la società sta cambiando. Policy evaluation, valutazione della politica, rapporti online, simulazioni precedenti ad un progetto, dashboard. Quindi ancora facciamo piccolo zoom in questa slide. Qui abbiamo il pubblico, qui abbiamo i governi. Naturalmente questa slide è un po' provocatoria. Molto spesso i governi, le amministrazioni locali ci dormono sopra, dormono un po' sui problemi. Ma cosa sta succedendo in questo momento? Vedete cosa sta succedendo? Nel pubblico la gente ha sempre più strumenti per assumere le redini di questo processo, cioè mentre il governo dorme, il pubblico, la città, la comunità passa all'azione. Quindi molti compiti tipici della pubblica amministrazione adesso passano al pubblico. E cosa succede? Si aumenta il grado di trasparenza all'interno del governo e attraverso questo sistema è possibile raccogliere sempre più informazioni, più occhi vedono più cose, quindi c'è una nuova ondata democratica di coinvolgimento del popolo, ecco quello che noi chiamiamo open government. Ma cosa facciamo come amministrazioni locali, come facciamo come governo o cosa non dovremmo fare piuttosto? Allora, quello che non dobbiamo fare è riprenderci il controllo di questi compiti, cioè riprendere le redini, perché altrimenti perderemmo l'interesse delle persone, perderemmo la trasparenza, quindi non cerchiamo di riconquistare le redini di questo processo. Questo è, secondo me, una cosa da tenere molto ben presente. Non è più possibile riprendere in mano le redini, perché nel mondo occidentale questo semplicemente non è più possibile, anche una questione di democrazia. Quindi adesso vediamo un esempio simpatico in Olanda, nella città di Groninga, durante scosse sismiche che si sono percepite a causa probabilmente dell'estrazione di gas nella regione. Cioè il rendimento di queste aree di estrazione è molto elevato, 6-7 miliardi di euro l'anno. Naturalmente c'è una forte pressione da parte dell'industria, ma questa estrazione ha causato probabilmente delle scosse sismiche. Inizialmente cosa hanno detto gli amministratori locali? Ignoriamo queste istanze che arrivavano dalla comunità, dai cittadini, perché cos'è successo a questo punto? I cittadini invece hanno cominciato a diventare sempre più arrabbiati, hanno cominciato a dire ora basta con tutte queste scosse sismiche, quindi sono passati all'azione, hanno intrapreso delle iniziative, hanno cominciato a scattare delle fotografie nelle loro case che magari presentavano delle crepe e hanno cominciato a misurare l'impatto delle scosse sismiche sulle abitazioni, perché proprio queste persone hanno in possesso gli strumenti per farlo, quindi hanno potuto dimostrare che dopo il sisma ci sono stati dei danni alle abitazioni, quindi hanno mostrato il prima e il dopo. Nessuna discussione, non c'è dubbio, le loro argomentazioni erano molto forti. Quindi, ecco, vedete una panoramica delle aree in Olanda in cui si sono verificate queste scosse sismiche, in cui proprio i cittadini sono passati all'azione. Quindi cosa ha fatto l'amministrazione locale? Si è convinta sempre di più, ha reagito alle istanze dei cittadini e ha capito che di questi profitti, 6-7 miliardi di euro all'anno, potevano essere in parte devoluti al ripristino delle abitazioni. Ma i cittadini si sono arrabbiati ancora una volta, perché hanno detto ma no, questa è una misura cosmetica, bisogna procedere in modo molto più strategico. Quindi anche lì i cittadini hanno creato delle organizzazioni, delle associazioni,
Se il governo non dà attenzione a queste istanze, lo fanno i cittadini e hanno creato delle associazioni che influenzassero il processo decisionale. E quindi a quel punto governo è stato costretto a dire va bene, passiamo a una riduzione dell'attività di estrazione del gas e cerchiamo di venire incontro alle istanze dei cittadini. Quindi ancora una volta un esempio in Olanda di influenza dell'azione dei cittadini sull'azione dello Stato. È uno dei messaggi più importanti quindi è che se non lo fa il governo, se non prende iniziativa il governo, lo faranno i cittadini. Quindi cosa succede? A mio parere il policy making non è un esercizio isolato, è dominato da un sistema, è all'interno di un sistema, è parte di un sistema. E ecco perché qui abbiamo inserito il direttore d'orchestra all'interno, perché è lui che dirige il processo, è lui che lo instrada e naturalmente è necessario farlo, è necessario utilizzare la tecnologia e utilizzare, tra virgolette, le persone, cioè avvalersi delle persone, e noi naturalmente con la nostra attività all'università siamo di complemento a questo compito. Quindi orchestrare è uno degli aspetti fondamentali. I policy maker, gli amministratori, devono essere assolutamente coscienti di questo, e l'informazione è non ignorate questa evoluzione. Oltretutto bisogna assicurare che la qualità del policy making sia quella giusta, bisogna controllare, verificare i calcoli ed effettuare delle simulazioni complesse, bisogna assicurare che la gente al di fuori del governo sappia che cosa sta succedendo. Quindi cercate di trarre un significato, di dare un senso a questi grossi database che sono disponibili. Ecco, perché il mondo sta cambiando, è come policy maker, cosa dovete fare? Allora, come ho detto prima, l'azione di direttore d'orchestra sta anche all'interno della pubblica amministrazione, ed è compito dell'università istruire, educare la pubblica amministrazione a leggere, a raccogliere e leggere bene, interpretare i dati. E come possiamo farlo? No, come ho detto prima, non possiamo come amministrazione riprenderci il controllo, ma utilizzare per esempio delle piattaforme, e spesso la piattaforma è un aspetto chiave. Come governo potrei appunto creare delle piattaforme che coinvolgano i cittadini e anche fare in modo che i cittadini ne sviluppino a loro volta in maniera indipendente, e questo naturalmente dà valore al processo decisionale. Bisogna dedicare delle piattaforme che assicurino la partecipazione diretta dei cittadini, raccogliere i dati e avere le giuste infrastrutture. E all'interno dell'infrastruttura c'è bisogno dell'orchestrazione, cioè di un direttore d'orchestra che capisca quali dati debbano essere raccolti e quali informazioni debbano essere diffuse, perché se tutte le opinioni sono presenti sulla piattaforma, allora abbiamo una panoramica molto vasta. Ci sono tantissime discussioni che sono nascoste all'interno dei vari social media, ma noi dobbiamo cercare di riuscire ad entrare in queste piattaforme, in questi social media, per avere un'idea di quelle che sono anche le istanze, le idee che vengono diffuse attraverso queste discussioni apparentemente nascoste. Dobbiamo capire cosa sta succedendo, dobbiamo scoprire cosa sta succedendo. Se non lo facciamo, tra qualche anno ci renderemo conto che quelle discussioni, quei dibattiti sono già lì da anni, ma noi non lo sapevamo. Quindi bisogna cercare di diventare il focal point, il punto focale di queste discussioni. E
bisogna quindi coinvolgere tutti i social media a disposizione e avere una buona panoramica di tutto ciò che è disponibile. Quindi ancora una volta bisogna uscire fuori dalla torre d'avorio, bisogna cercare di capire cosa succede intorno a noi. Quindi quello che ho cercato di dire finora è che l'informatica racchiude molte opportunità per il governo e per le aziende, e quindi noi dobbiamo farlo in modo attivo, proattivo, non dobbiamo farlo in modo pigro, perché altrimenti perderemo questo treno. Dobbiamo cercare di assicurare un buon uso di questi strumenti informatici, dobbiamo creare trasparenza, apertura, cercare di diffondere dei valori che siano attraenti, che siano pregnanti per il pubblico. Poi, ancora una volta, dico che il governo, le amministrazioni locali devono accettare quelle che sono le istanze che provengono dalle discussioni nel pubblico, nella società. Dobbiamo sapere che magari al di fuori ci sono tanti esperti che noi non conosciamo e che potrebbero saltare su con delle soluzioni brillanti e che magari stanno già e che possiamo proprio sfruttare, trarre grande giovamento da queste idee, queste informazioni. Il sistema tradizionale di ingaggiare degli esperti costosissimi, dei consulenti con delle parcelle altissime, ormai questo sistema non vale più, non funziona più. Ovviamente abbiamo bisogno dei consulenti, degli esperti, però hanno un ruolo diverso. Perché la gente è capace adesso dal di fuori di valutare anche questo lavoro. Quindi anche questo sistema tradizionale di coinvolgere, di ingaggiare degli esperti sta cambiando, è diverso. Bisogna creare dei meccanismi di riscontro, di feedback e di partecipazione che sono ingredienti essenziali. Ci sono tantissimi social media che racchiudono discussioni, che hanno buone opzioni, soluzioni per i politici. Potrebbe essere magari qualcuno che al di fuori arriva con una soluzione molto più efficace. E come politici dovremmo anche pensare a un cambiamento, una modifica della nostra formazione. Dobbiamo cercare di migliorare le nostre competenze, le nostre capacità in questo nuovo mondo. E quello che è essenziale è che dobbiamo avere una conoscenza situazionale profonda. Questa è necessaria. Dobbiamo cercare di saper individuare, localizzare i problemi. Se conosciamo anche le caratteristiche delle case, delle abitazioni, abbiamo bisogno di conoscenze molto dettagliate che vanno molto in profondità. E quindi tutto questo ha un impatto sulla procedura di policy making. E adesso ho finito la mia relazione, se ci sono domande. Purtroppo non riesco a rispondere a questa domanda. Qualcosa succede al di fuori e noi non sappiamo sempre cosa succede al di fuori, perché spesso arriviamo troppo tardi. Cerchiamo di convincere le persone a dirci se qualcosa, possiamo cercare di convincere le persone a dirci se qualcosa sta succedendo. Quindi solo col tempo si è coscienti di quello che succede, ma forse a volte ci sono dei blocchi, degli ostacoli che non sono lì tra i social media, ma a volte non si possono abbattere questi ostacoli e non si sa cosa sta succedendo al di là di queste barriere, quindi ma a volte si arriva un po' troppo tardi, quindi cerchiamo invece l'attuazione di meccanismi di feedback e dobbiamo naturalmente anche condurre molti progetti di ricerca su tutti questi fenomeni, quindi sappiamo cosa succede in generale, abbiamo una panoramica molto generica, però dobbiamo cercare di andare molto più in profondità, perché a volte non abbiamo idea di quello che sta succedendo veramente nella società. Vorrei porre una domanda. Parliamo di partecipazione e si ritiene che la partecipazione sia buona, ma naturalmente bisogna vedere chi partecipa. Spesso coloro che sono più attivi sono proprio coloro
che si lamentano di tutto, che criticano tutto quello che facciamo. Credo che questo strumento debba avere una immagine rappresentativa delle opinioni tra la popolazione, che vengono espresse dalla popolazione. È possibile avere questa figura rappresentativa, perché a volte le discussioni sono molto complesse e non si ha un'immagine chiara di quello che sta succedendo. A volte magari si manifesta un sentimento, un'idea, percezione molto specifica, però... Allora, come studioso, direi che dovremmo presentare le cose in modo diverso, cioè dovremmo cercare di rendere più semplici le cose. E dovremmo cercare di capire chi è veramente coinvolto, cioè dovremmo avere un'impressione chiara delle persone che sono veramente coinvolte. Credo che sempre più persone abbiano uno smartphone, no, adesso, quindi in questo modo si può abbassare la soglia di partecipazione. Dalla mia esperienza che quando le persone partecipano anche mentre guidano l'auto, se possono partecipare mentre guidano, mentre si trovano in macchina attraverso uno smartphone, allora le si può coinvolgere. Noi non lo sappiamo ancora bene come farlo, però abbiamo gli strumenti lì, quindi dobbiamo cercare di studiare questi meccanismi. È una questione molto molto importante, perché la partecipazione sta anche nell'uso dello smartphone. È chiaro che dobbiamo cercare di chiarire i meccanismi, però possiamo ampliare lo scopo, l'obiettivo è di questa ricerca, è cercare di capire bene il segmento di popolazione. E sì, è qualcosa che debba essere tenuto in considerazione, perché è chiaro che il campione deve essere completo per poter avere un'idea. Può venire qui, per favore, perché purtroppo c'è anche la registrazione del convegno, quindi è necessario parlare nel microfono. C'è una registrazione per la versione online. Grazie. Grazie per la tua presentazione. Una delle prime slide, forse la 4 o la 5. Quali sono le sfide nella fase della valutazione della politica? Quali sono le sfide principali? Ce ne sono tante, naturalmente, perché se si vuole coinvolgere la gente in queste procedure di valutazione, l'apertura di dashboard, per esempio, per mostrare l'impatto della politica, quello che succede è che molto spesso in questi dashboard viene mostrato quello che ha successo e quello che non ha successo, quindi la gente non capisce, oppure si arrabbia perché non è d'accordo. Quindi l'interpretazione della valutazione, cioè l'interpretazione di quelli che sono le conclusioni della valutazione, naturalmente c'è un aspetto molto importante dell'opinion mining, cioè la percezione, il saggiare quella che è la percezione della gente. Se la gente ha una buona percezione o no, dobbiamo cercare di capire qual è l'impatto di queste istanze sulla politica. So che questo è quello che forse interessa più direttamente a te per il tuo lavoro, ecco perché hai fatto questa domanda. Sì, allora, hai menzionato le tecniche di data mining, brevemente. Ci sono molte tecniche a disposizione, sarebbe possibile accedere a questi dati storici, per esempio, degli ultimi 3-5 anni, per capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, i fallimenti e i successi, in modo tale da trarre delle conclusioni per quanto riguarda le strategie o le decisioni politiche da prendere. Un'altra domanda difficile. Allora, i dati storici, per i dati storici posso dire questo, che spesso negli anni si è capito che anche la tecnica di raccolta dei dati è cambiata, quindi è diventato molto difficile fare delle previsioni su quello che ci dicono i dati, quindi è molto importante capire come raccoglierli e come utilizzarli. Quindi molti dati raccolti in passato sono stati raccolti senza avere in mente bene la situazione di ciò che vediamo oggi, cioè dell'apertura di questi dati. Quindi se vogliamo che i dati debbano essere accessibili a più persone, dobbiamo creare anche un contesto. Cioè, ancora una volta ho dato un esempio della congestione di traffico.
Immaginiamo un politico o un amministratore che dica: beh, ok, risolviamo questo problema creando una variante, creando una tangenziale, però è novembre, allora a novembre non si possono iniziare i lavori. Quindi è chiaro che magari la soluzione potrebbe essere diversa, non so, potrebbe essere potrebbero essere misurati quelli che sono tutti gli aspetti di quella situazione utilizzando dei dati diversi, quindi sicuramente dati testuali, dati contestuali, scusate, sono quelli che ci servono di più. Allora, diciamo, io vi racconterò, cercherò di raccontarvi, diciamo, in modo non troppo tecnico. Anche lì deformazione professionale, noi normalmente entriamo nei dettagli un po' troppo tecnici, insomma cercherò di spiegarvi quello che sono stati i risultati di questi 3 anni di ricerca. I policy infatti è nato alla fine del 2011 con 9 partner coinvolti da 5 paesi europei. Questi partner sono sia università e centri di ricerca, ma anche piccole e medie imprese e la regione Emilia-Romagna ed Astra, quindi enti pubblici. I policy è stato un costo complessivo di 3,2 milioni di euro ed è stato finanziato, un finanziamento della comunità europea di 2,6 milioni, quindi insomma un progetto importante di 3 anni che ha coinvolto un numero molto, molto elevato di partner. Le motivazioni, l'abbiamo appena detto, lo diceva Maurizio prima nell'introduzione, ma anche il nostro invited speaker, che sostanzialmente le politiche pubbliche sono sempre più complesse e mai come ora noi abbiamo a disposizione un quantitativo di dati veramente importante. Dati ambientali che derivano da sensori, derivano da dati, diciamo, di letteratura, dati economici per valutare gli impatti che quelle che politiche hanno sull'economia e dati sociali. Tenete conto che in 60 secondi su web vengono prodotti un quantitativo di informazioni veramente impressionante. Tutti questi dati chiaramente devono essere messi e possono essere messi a disposizione del decisore politico, che però deve prendere in considerazione un numero di, diciamo di dati, di aspetti che sono assolutamente molto, molto, diciamo, difficili da essere considerati manualmente. Quindi i policy cerca di aiutare il decisore politico in questo processo e cerca di rendere le sue decisioni più trasparenti e più informate. I policy come target alle politiche energetiche, perché? Perché sono delle politiche molto complesse, sono interessanti e hanno tutti questi aspetti, aspetti evidentemente di impatto ambientale, aspetti di impatto economico indiscussi e anche aspetti di accettabilità sociale che sono assolutamente da prendere in considerazione quando si definiscono queste politiche. In più le politiche energetiche hanno anche una, diciamo, devono per fare il design, diciamo, di politiche energetiche è necessario a livello regionale, a livello nazionale, prendere in considerazione quelle che sono delle direttive europee. Una delle più note è la famosa EU 2020, che è una direttiva che sostanzialmente richiede che al 2020 si abbia la riduzione del 20% di emissioni di CO2 rispetto al 1990, il 20% di aumento dell'efficientamento energetico rispetto a sempre allo stesso anno e una produzione totale a livello europeo di energia da fonti rinnovabili del 20%. Quindi l'Europa sostanzialmente ha dato dei target ai vari paesi europei e questi target, diciamo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere declinati all'interno delle singole regioni. Quindi sostanzialmente le politiche regionali devono prendere in considerazione non solo tutti i dati di cui abbiamo visto prima, ma anche direttive a livello comunitario. Come processo di decisione politica, semplificando incredibilmente quello che abbiamo visto prima nella presentazione del professor Jensen, il processo politico che noi abbiamo preso in considerazione, diciamo, è composto da 4 macrofasi: la fase di pianificazione, la fase di valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi, la fase di implementazione, cioè di attuazione delle stesse, e la fase di monitoraggio. Entreremo tra un attimo nel dettaglio, ma diciamo tipicamente questi 4 passi sono fatti in sequenza, quindi uno dopo l'altro.
Prima viene fatto il piano, poi si fa la valutazione ambientale, poi si guarda l'implementazione ed infine il monitoring. Ed inoltre questi strumenti, diciamo, sono poco supportati, almeno in Italia, da strumenti informatici che in qualche modo ne aiutino i decisori politici nella realizzazione di queste quattro fasi. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Beh, nella fase di pianificazione è una fase a lungo termine, strategica, copre diversi anni e prende in considerazione ovviamente la situazione pregressa, la situazione attuale da cui il piano parte, e sostanzialmente impone degli obiettivi di lungo termine, cioè la regione si dà degli obiettivi strategici, per esempio al 2020, e identifica delle tematiche di azione, senza entrare nei dettagli ovviamente di quali azioni precisamente verranno fatte, ma identifica delle tematiche che dovranno essere in qualche modo perseguite. E poi una cosa molto importante è la valutazione di scenari alternativi, cioè se il decisore politico ha a disposizione uno strumento che gli permette di valutare contemporaneamente tanti scenari, a questo punto, diciamo, può prendere le sue decisioni in modo più trasparente e più informato. A valle della fase di pianificazione c'è la valutazione ambientale strategica, una procedura richiesta dalla comunità europea su almeno 11 tipi di piano differenti. Il piano dell'energia è un piano che appunto richiede la valutazione ambientale strategica. E che cosa fa questa valutazione? Definisce sostanzialmente, cerca di comprendere quelli che saranno gli impatti sull'ambiente del piano o del programma regionale. Quindi definisce degli indicatori, dei ricettori, degli indicatori ambientali che in qualche modo dicono se il piano sta procedendo o procederà, diciamo, in modo corretto oppure se avrà degli impatti negativi sull'ambiente, e ovviamente valuta delle possibili contromisure. In linea teorica la valutazione ambientale strategica deve avere due fasi, una fase ex ante, quindi durante la fase di pianificazione, e una fase ex post per controllare che effettivamente, diciamo, gli impatti attesi siano effettivamente gli impatti veri e propri che si verificano. A valle di queste due fasi c'è la fase di realizzazione vera e propria della politica, in cui sostanzialmente che cosa bisogna fare? Vanno definite delle azioni attuative, in cui diciamo, devono essere definite delle azioni per diciamo, supportare la politica e soprattutto per andare nella direzione del piano, quella attesa. Nel caso di politiche energetiche c'è tutta la questione degli incentivi di cui parlavamo prima, a livello regionale ci sono i fondi rotativi, i fondi garanzia, gli incentivi agli investimenti che sostanzialmente devono essere, come posso dire, devono essere modellati proprio per raggiungere gli obiettivi del piano. Ed infine la fase di monitoraggio, che è una fase ex post, quindi durante, diciamo, la vita di questa politica, è necessario monitorare che gli effetti della politica effettivamente che si stia andando nella direzione attesa, ed eventualmente si cercherà appunto di avere delle contromisure, se si cerca di capire se effettivamente le cose come stanno andando realmente sono coerenti con gli obiettivi del piano. Benissimo, che cosa fa i policy? I policy sostanzialmente si rivolge alle prime tre fasi e cerca di integrarle in qualche modo, fornendo una piattaforma informatica per supportare il decisore politico in tutte queste tre fasi. Quindi, diciamo, cercherò di darvi molto rapidamente quelli che sono stati i risultati del progetto, invitandovi poi ad andare a sentire nell'area demo un po' di dimostrazione di questi strumenti al lavoro. Quindi, diciamo, adesso vi do solo un veloce excursus su questi risultati, e poi, diciamo, la parte interessante è di là, e ci sarà anche durante appunto la pausa pranzo e durante diciamo, la parte successiva alla questa conferenza, diciamo, ci saranno le demo degli strumenti sviluppati all'interno del progetto. Allora, brevemente, i policy fornisce questa piattaforma per supportare il policy maker, il decisore politico, nelle prime tre fasi di cui parlavamo prima: pianificazione, valutazione ambientale e implementazione della politica. Questo i Policy Decision Support System l'abbiamo chiamato, quindi è la piattaforma complessiva, e consta di cinque componenti sostanzialmente: un Global Optimizer, un ottimizzatore che fa la fase di pianificazione e valutazione ambientale, due moduli che fanno la parte di implementazione, cioè un simulatore sociale che cerca in qualche modo di predire quello che sono gli effetti degli incentivi
che vengono, diciamo, costruiti da un modulo che fa di mechanism design, cioè di design degli incentivi. Poi abbiamo una parte di opinion mining e di participation che mira a coinvolgere il più possibile i cittadini tramite partecipazione attiva e passiva, vi spiegherò tra un attimo che cosa significa, e dei moduli di visualizzazione importantissimi perché i decisori politici non è detto che siano esperti di informatici e quindi devono accedere a tutti questi dati di cui abbiamo parlato prima e a questi strumenti in modo semplice e intuitivo. Ed infine abbiamo sicuramente utilizzato i policy per la pianificazione regionale, ma l'abbiamo estesa anche al piano operativo regionale, al POR, per fare la valutazione ambientale della suddivisione dei fondi strutturali nel settennio 2014-2020. E i policy in qualche modo può essere esportato in moltissimi ambiti. Ci sarà una presentazione più tardi di Tony Woods di PPA Energy sulle strade per sfruttare questi risultati in altri ambiti e quindi noi abbiamo definito questa metodologia. Velocemente vi mostro i concetti principali dei componenti che fanno parte della piattaforma di policy. Il primo è un supporto alla generazione del piano. Noi diamo a questo sistema informatico in ingresso la descrizione degli impianti energetici, che sono le opere primarie di un piano energetico, le infrastrutture necessarie per costruire questi impianti, per il loro funzionamento, indicatori ambientali e la loro correlazione con le opere, costi, obiettivi di piano e vincoli. Vincoli territoriali, ad esempio in Emilia Romagna è inutile che si costruisca energia eolica, gli impianti che sfruttano l'energia eolica perché in Emilia Romagna non c'è tantissimo vento, ma quindi ci sono vincoli territoriali che vincolano e che legano il decisore a prendere determinate scelte e ne escludono altre. Quindi in pratica noi che cosa possiamo fare? Possiamo creare dei piani alternativi, questi sono per esempio 5 assi di interesse per il decisore politico che li può scegliere ovviamente ogni volta e ciascuno di questi poligoni. Sì, poligoni, no, niente. Sì, esatto, è in pratica corrisponde a un piano e avrà la sua valutazione ambientale. Quindi l'obiettivo cos'è? Occupare l'area più ampia possibile? No, perché di solito questi radar si usano con questo fine, esatto, no? Diciamo quelli che hanno l'area più ampia possibile sono quelli preferibili. Diciamo noi abbiamo tolto tutti quei piani sostanzialmente che sono in qualche modo, adesso entriamo nelle tecnicali, che sono dominati da altri. Cioè in pratica cerchiamo di trovare solo dei piani che sono ottimi rispetto a determinate funzioni obiettivo, alcuni piani intermedi per cercare di dare al decisore i piani più diversi possibili. Ecco. Cioè cerchiamo nella definizione di questo strumento di fornire dei piani in modo che abbiano. Quindi che non vanno presi quantitativamente forse, o sì, questi risultati? Poi ci sono anche dei risultati quantitativi, evidentemente. Questa è un'immagine più, se vogliamo, qualitativa. Adesso vi faccio vedere la parte invece più quantitativa, che è quella di confronto vero e proprio dei piani. Questa è la parte che è l'interfaccia a questa parte di valutazione. I piani si possono comparare a seconda della quantità di energia prodotta, del costo, questo è lo share riguardo per esempio alle fonti di energie rinnovabili, questi sono i costi corrispondenti e qua abbiamo degli impatti sull'ambiente, che questi sono qualitativi, ma abbiamo fatto anche tutto uno studio quantitativo sulla base delle emissioni. E questi sono degli aggregatori che riguardano la tossicità umana, il riscaldamento globale e l'acidificazione, che in qualche modo misurano un effetto aggregato del piano. Quindi questa è la prima fase, questa è una delle tante schermate della nostra interfaccia grafica che permette di valutare quantitativamente alcuni parametri. Scusi, la domanda forse sembrerà stupida, l'ho sognato che non l'ho capito, ma quei tre segni rossi su ognuna di quelle sono tre scenari diversi e l'impatto sono, su ogni singola? Cinque scenari diversi. Questi sono cinque scenari diversi di piano che hanno delle diverse impatti. Quindi su ogni singola variabile, su ogni singola qualità del suolo, i vari scenari che cosa producono? Perfettamente, esatto. Su tutti i vari, su degli indicatori ambientali
che in qualche modo sono stati, sono tipicamente utilizzati nella valutazione ambientale strategica. Noi abbiamo utilizzato quello che i modelli che usano ad ARPA per fare appunto questa, okay, questa valutazione. La parte di, invece di attuazione, quindi la parte di implementazione, consta sostanzialmente di due parti. Noi dobbiamo scegliere lo strumento, quindi per esempio il tipo di incentivo, il tipo di fondo che vogliamo utilizzare e anche il budget allocato, che deve essere allocato ovviamente su questo fondo, che è una parte piuttosto difficile. Che cosa, qual è, diciamo, noi ci siamo chiesti che cosa poteva essere utile a un policy maker, anche parlando e interagendo con gli esperti della regione Emilia-Romagna. E in pratica quello che non si conosce molto, diciamo, non si conosce normalmente è quella che è l'efficacia di questi strumenti, quindi degli incentivi, per esempio varie forme di incentivo, sul fatto, diciamo, che queste forme di incentivo vengano effettivamente adottate dalle persone. Vi faccio un esempio: gli incentivi sul fotovoltaico, ne stavamo proprio parlando prima, non si conosce bene, talvolta si sottostima, talvolta si sovrastima l'effetto che questi incentivi avranno poi sull'adozione di questa tecnologia. Quindi per farlo, diciamo, abbiamo bisogno di modelli predittivi che sono, noi sappiamo, approssimati, però diciamo, cerchiamo di farli il più realistico possibile. E questi strumenti predittivi si devono basare su due aspetti che sono imprescindibili: l'aspetto economico e finanziario, evidentemente è una parte assolutamente preponderante e importante, ma un aspetto che spesso non viene tralasciato, ma noi riteniamo sia molto importante, è l'aspetto sociale. Vi faccio l'esempio sul fotovoltaico: molto spesso le persone non scelgono razionalmente se installare o meno un impianto, se prendere... Sempre, diciamo... Perché dice molto spesso? Quando mai? No. Diceva un famoso biologo, l'uomo sempre è intelligente ma non razionale. Non è razionale, esattamente. Era perfettamente ragionato. E quindi, diciamo, la cosa che ci sono alcuni driver che si possono identificare per capire, diciamo, quali sono i driver di queste scelte. Vi faccio alcuni esempi sugli aspetti sociali. Il fatto di essere sensibile alle questioni ambientali è sicuramente un aspetto molto importante se io voglio scegliere una tecnologia di questo genere. Il fatto di appartenere ad un gruppo, cioè tutti i miei vicini hanno il fotovoltaico sul tetto, beh, magari, diciamo, la scelta potrebbe essere più, io potrei essere più, diciamo, più interessato e più incline ad installarlo sul mio. La fiducia: il governo ci promette incentivi per 20 anni, io devo essere sicuro di avere questi incentivi per 20 anni realmente, quindi, diciamo, la fiducia nel governo, la fiducia nel futuro che in Italia, diciamo, ogni tanto latita. La burocrazia percepita: se io penso di dover intraprendere un processo burocratico infinito, 1000 pratiche, 1000 uffici per riuscire ad installare un impianto fotovoltaico, magari decido di non farlo dal principio. Quindi questi non sono aspetti economici, sono aspetti sociali, ma aspetti importantissimi che fanno sì che le persone, diciamo, scelgano o non scelgano una determinata tecnologia. Quindi lo scopo di questa parte, diciamo, del progetto e-policy è stato quella di valutare tramite un simulatore che prendesse il più possibile a disposizione, diciamo, scusate, prendesse il più possibile diciamo, in considerazione questi aspetti e, diciamo, facesse una previsione di andamento sull'adozione di una determinata tecnologia, che in questo caso può essere il fotovoltaico, ma lo possiamo applicare a tante altre cose. Quindi prendendo in ingresso diciamo, dei tipi di incentivo e facendo il design di questi meccanismi. Questo sostanzialmente è una ripartizione di budget per anno e di budget complessivamente su vari incentivi in modo tale da poter ottenere un determinato obiettivo. Ultima parte riguarda la partecipazione. Abbiamo detto che è sempre più importante prendere in considerazione tutto ciò che, cioè, l'opinione pubblica. E noi adesso abbiamo a disposizione sempre, e lo sarà sempre di più nei prossimi anni, quindi il campione sarà sempre più significativo, dati che ci provengono da blog, forum, social networks, e quindi il policy maker, il decisore, deve prenderli in considerazione per poter decidere, poi ovviamente almeno per avere l'informazione su questa opinione pubblica. Noi vogliamo raccogliere in e-policy due tipi di opinioni, due tipi di partecipazioni diverse: partecipazione attiva e partecipazione passiva.
Cosa significa? La partecipazione attiva tramite, per esempio, strumenti di participation, di cui ci parlerà Sabrina Franceschini della Regione Emilia-Romagna. Sono cittadini che decidono di partecipare alla costruzione di una politica e questi strumenti gli danno il modo per farlo, diciamo, su web. Mentre c'è anche una possibilità di andare a prendere, di andare a trovare, diciamo, informazioni che esistono comunque sulla rete, che sono pubbliche perché sono sui social network, sono sui siti, per esempio, relativi all'energia, nel caso di Policy abbiamo cercato sui siti relativi all'energia, conversazioni dove le persone espongono le proprie opinioni. Queste conversazioni devono essere raccolte e tramite uno strumento automatico che usa tecniche di opinion mining si può estrarre automaticamente l'opinione che le persone hanno su determinate tematiche. Questo è un'area di ricerca molto molto importante e assolutamente diciamo fondamentale per consentire di accedere a questa mole di dati che è assolutamente inaccessibile da parte di un esperto umano che non abbia questi strumenti. Quindi sostanzialmente, per esempio, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccolto una serie di, diciamo, di blog, di conversazioni. Queste sono state etichettate secondo questa scala, diciamo, da molto negative, neutre, molto positive, quindi molto negative, negative, neutre, positive, molto positive. Tutti questi puntini sono delle particolari conversazioni che sono state, state raccolte su web, sono state classificate automaticamente dopo un training di questo modello che ha richiesto diverso tempo. E in qualche modo questo sistema è in grado automaticamente di classificare dei nuovi post, delle nuove conversazioni. Tenete conto che questo è un processo difficilissimo. Immaginatevi sui blog quanto si fa uso di ironia, per esempio, che linguaggio si usa spesso in queste conversazioni. Uno strumento automatico deve essere in grado di prendere queste conversazioni e automaticamente capirne il senso, non solo il significato, ma anche capire se esprimono un'opinione. Non so se sono più preoccupato o contento di una roba, comunque. Beh, questo per un decisore politico potrebbe essere piuttosto importante, insomma. Vi concludo e vi dico che i Policy è un sistema funzionante, lo potete vedere, diciamo, nell'area demo che sarà aperta fino alle 2. È stato il risultato di un lunghissimo processo anche di comprensione tra i vari partner, perché abbiamo sociologi computazionali, abbiamo informatici, esperti di energia, abbiamo la regione, esperti di comunicazione, di partecipazione. Ed è stato veramente un processo, diciamo, difficile, però insomma noi siamo piuttosto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto. C'è ancora tantissimo da fare, quindi ovviamente le prospettive di ricerca per il futuro sono sicuramente interessanti. Ci sono varie estensioni di cui parlerà Tony Woods di PVA Energy più tardi e l'area demo, appunto, in cui vi invito, diciamo, ad andare dopo la conferenza. Grazie. Okay. Stia lì un secondo. Intanto, se ci sono domande, naturalmente, any question? Io intanto volevo che te ci spiegasse una cosa che ho letto fra i documenti che mi avete mandato prima di oggi, che mi sembra bellissima da spiegare. Adesso non vorrei che rubasse l'argomento, ma non credo. Quello degli agenti. Cioè di come effettuate effettivamente queste simulazioni, perché questo è un dato molto interessante che ci fa anche capire perché abbiamo dovuto aspettare il 2014 per fare queste cose, non le potevamo fare con una formula, risolvere per esempio con delle formule analitiche qualche anno fa. La parte di simulazione multiagente, che è la tecnica con cui abbiamo cercato di creare questi modelli predittivi, di simulare il comportamento sociale degli individui, esattamente, che non hanno un comportamento medio, cioè non è che ognuno ha un comportamento distinto. Assolutamente, è stato sviluppato dall'Università di Surrey, cioè Peter Johnson, if you want to say something,
Quindi diciamo in pratica questi strumenti cercano di creare degli agenti che incapsulano il comportamento variegato, ovviamente ci sono varie tipologie cioè, ci di sarà agente, un... sì, prego, prego. Che diciamo della decisione della singola persona, quindi cercano di studiare, di recepire come una persona decide su una determinata tematica, nel nostro caso per esempio sull'adozione di una tecnologia che è quella per esempio, quindi ci sarà il fin diciamo l'agente più fiducioso, quello certamente. Che è meno fiducioso, quello che può spendere di più, quello che può spendere di meno, quello che abita vicino, quello che abita lontano. Ci sono tutti questi aspetti, sono stati presi dati diciamo sia riguardanti la distribuzione della popolazione in Emilia-Romagna, dati riguardanti la distribuzione della ricchezza, e poi sono stati creati questi tipi di agenti differenti che hanno appunto diverse percezioni, diverse diciamo inclinazioni. Diciamo sono stati costruiti questi agenti e poi vengono fatti interagire in questo ambiente per creare un modello. Sono degli automi cellulari, sbaglio, o derivati da lì. È come quando si simula una galassia e si fanno 100.000 stelle, perché 100 miliardi non si riescono a simulare, esatto. No? Allora si simula con 100.000 stelle. Ecco, voi quanti di questi agenti avete usato per simulare la regione Emilia-Romagna, che ha qualche milione di abitanti? How many? Cano. He knows. Qui. Yes, the way that we can record. So the model simulates the whole area of Emilia-Romagna, so that's 4.5 million households or people, yes. Around that kind of level. The model represents each agent in the model represents 25 households. Un agente rappresenta 25 case. Quindi in modo da fare poi il calcolo secondo la tecnica computazionale. Quindi il modulo rappresenta le case e così ha una visione delle caratteristiche generiche. E quindi questo ci permette di determinare quali case prenderanno una decisione diversa dalle altre. E quindi si possono fare un sacco di cose rappresentando le case individualmente, ma è importante anche capire un po' l'interazione fra queste varie unità abitative. Ovviamente anche la presenza di cellule fotovoltaiche che potrebbe incrementare la risposta di una zona o dell'altra. Quindi il motivo principale per cui utilizziamo un agente è proprio quello di catturare l'interazione fra queste unità abitative. Do we have more questions? I have some questions, but I spare them for the next interview. Oppure devo tradurre io, nel senso, no, tradurre, ripeto la domanda se vuole, ma altrimenti venite qui. La mia domanda è questa. Nel processo di pianificazione e decisione, sia con la VAS a livello di piano, sia con la VIA a livello di autorizzazioni singole, c'è già previsto, ed è stata una rottura rispetto ai procedimenti decisionali precedenti, l'intervento del pubblico? Ed è formalizzato in un processo decisionale in cui questo fa parte di una procedura ben precisa e ben... Non capisco come invece una raccolta di pareri, di informazioni, peraltro interpretata, possa intervenire concretamente in un processo decisionale che ha questi strumenti. Ed è si prevede qualche altro strumento per il futuro? Sì, diciamo, allora, Scusi. Era valutazione di impatto ambientale, no? Perché alcune persone con queste sigle naturalmente si sono perse, le sto traducendo. Giusto. Allora, diciamo, per quanto riguarda la valutazione di impatto, diciamo, nei policy, la parte sulla raccolta di opinioni è una, diciamo, noi l'abbiamo vista come un modo per informare il politico sull'opinione pubblica relativamente a determinate tematiche. Se guardiamo per esempio l'energia da fonti rinnovabili e si va sulle biomasse, per esempio, c'è molto più ci sono molti più pareri contrastanti rispetto, certo, a questa tematica, piuttosto per esempio rispetto al fotovoltaico, seppure il fotovoltaico a terra ad esempio ha da luogo a diverse critiche. Quindi diciamo in qualche modo questa raccolta di opinioni non fa parte della VAS, della valutazione ambientale strategica, sebbene alcuni temi ambientali possano comunque essere
diciamo, collezionati, ma è più una specie di barometro per il policy maker per cercare di capire quello che è il sentiment, l'opinione del pubblico rispetto a determinate tematiche. È più, se vogliamo, una cartina tornasole di quello che le persone pensano. Poi chiaramente il decisore ha a disposizione tutti questi dati, noi cerchiamo di fornirli nel modo più semplice possibile e prenderà la sua decisione, cioè questo strumento non si sostituisce speriamo, a un decisore appunto. Politico, ma gli dà ovviamente semplicemente la possibilità di decidere in modo più trasparente e più informato. Speriamo, ma io incrocio le dita perché non ne sarei così sicuro, visto qualche esperienza avuta nel passato a proposito di cultura del sondaggio, e qui mi fermo. Ci possiamo fermare qui a proposito? Perfetto. Grazie professoressa Milano. Allora, proseguiamo adesso con Sabrina Franceschini, dalla regione Emilia-Romagna, eccola. Responsabile, credo, del Servizio Comunicazione, Educazione alla Sostenibilità e Strumenti di Partecipazione. No, non ne sono responsabile. Comunque, benissimo. Adesso comunque è responsabile di sono ciò che dirà. Sono responsabile sicuramente di tutte le nefandezze che andrò raccontando oggi, ma ne assumo in pieno la responsabilità, questo sì. A me viene voglia di iniziare, però non sono intervenuta, però sulla scia di alcune cose che sono state dette precedentemente, perché prima è uscito il tema della rappresentatività. E questo infatti la volevo ritirare fuori. Adesso appunto Michela chiedendo come in certi strumenti di valutazione, insomma, che sono previsti anche per legge, entrano invece le opinioni. Allora, io raccogliendo anche insomma una cosa che è stata detta al professor Janssen, vorrei dire il mio approccio alla partecipazione e quindi dei progetti diciamo che ho portato avanti come regione è sicuramente un approccio che dà alla partecipazione un significato che, come diceva appunto il professore, è quello di far uscire anche delle idee, quindi quel sapere tacito. Questo è molto interessante. E quindi in qualche modo forse bisognerebbe incominciare a far capire anche ai nostri decisori che il cambio di paradigma è un po' questo, cioè non è tanto, come dire, che dobbiamo fare una battaglia, passatemi tra virgolette il termine, perché i cittadini abbiano più possibilità di partecipare. I decisori devono capire che sono loro che hanno bisogno che i cittadini partecipino, quindi non è una concessione, è una richiesta. E forse bisogna anche metterli in grado di farlo senza far troppa fatica, perché questo è il problema, altrimenti quando ci bisogna fare molto fatica ci si tira solo un certo tipo di... Bisogna dire questo. Se c'è un problema oggi, a mio avviso, in questi strumenti, è che in realtà ci si tira un certo tipo di pubblico e non è vero che questi strumenti ci danno una visibilità, perché non esiste ancora questa cultura diffusa. Cioè uno si collega, allora faccio un esempio. Faccio un esempio così le lancio anche la domanda. Un comune organizza una giornata, fa 10 concerti. Io sono sicuro che se 9 concerti vanno bene, tutti sono felici, ma uno va male, quello che riceverà come feedback il comune sono le lamentele di quelli che si lamentavano per il volume troppo alto nell'unico concerto dove c'è stato questo problema. Certamente non chiameranno tutti gli altri per dire il volume andava bene, fatelo anche l'anno prossimo. E arriva solo un certo tipo di messaggio. Ecco, io mi domando oggi come ci si fa a difendere in un'ottica di governance basata su questi strumenti da queste situazioni. Chiedo scusa, ma la domanda è troppo lunga. No, è più che altro appunto apriamo tante finestre, forse facciamo fatica anche a chiuderle a questo punto, perché no, come dire, appunto, faccio l'ultima battuta, poi dopo vediamo intanto cosa abbiamo cercato di fare noi. Strumenti, cioè gli strumenti oggi poi ci sono, vediamo cosa abbiamo fatto noi nel nostro piccolo. Ce ne sono alcuni anche che abbiamo già da tanto tempo e che qualcuno ha usato, e quindi forse sono più facili o più facile ricevere un feedback. Penso a semplicemente un messaggio di posta elettronica. È uno strumento che è stato usato dal governo per una consultazione, per alcune consultazioni e in modo molto ampio. Qui però aprirei allora un altro problema, che è quello della trasparenza. Se non è trasparente un processo di partecipazione e di consultazione, allora ricominciamo da capo, no? Certo. Allora, decine di migliaia di mail arrivate, elaborate da un qualche cervellone elettronico di cui secondo me con Michela dovremmo insomma cercare qualche informazione maggiore per fare anche un po' di benchmarking con il nostro, di opinion mining, però tutto questo è rimasto nei segreti PC del governo. La nostra strada è quella, come dire, di fare una partecipazione che è la luce del sole, con tutti i limiti in termini magari di rappresentatività, di numerosità e quant'altro. Come dicevo, noi dal 2004 addirittura come regione che ci occupiamo di questi temi, e l'abbiamo fatto
Inizialmente siamo partiti quando l'allora governo, il Ministero dell'Innovazione Tecnologica lanciò un bando che andava proprio a finanziare progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale, si chiamavano. E nel 2004 realizzammo questo progetto che si chiamava PartecipaNet insieme a tutta una serie di enti locali del nostro territorio, a tutti i livelli istituzionali, quindi con il Comune, anche il Comune di Bologna, alcune province, per andare appunto a realizzare alcuni strumenti che allora effettivamente, insomma, a parte appunto esperienze, quindi strumenti isolati, quindi naturalmente esistevano già i forum piuttosto che i blog, per l'amore del cielo, però abbiamo cercato di costruire un sistema appunto integrato che potesse far sì, insomma, che l'amministrazione dialogasse in modo anche efficace, quindi raccogliendo, insomma, un qualcosa poi di utile e di utilizzabile nel confronto con i cittadini. Alcuni anni dopo, quindi qui rapidamente ho fatto una scala del tempo per dare l'idea, insomma, di non solo di progetti che si sono susseguiti in questa amministrazione, ma anche di momenti di riflessione nel frattempo. Quindi nel 2008 abbiamo sviluppato Io Partecipo, che era, diciamo, un riutilizzo di PartecipaNet in chiave prettamente regionale, perché diciamo che in PartecipaNet la regione aveva questo ruolo di coordinamento, ma sostanzialmente delegava agli enti locali la partecipazione, quindi il rapporto diretto con i cittadini. E anche qui potremmo aprire un grande capitolo, no? Cioè la democrazia di prossimità, quindi si può fare partecipazione a livelli istituzionali più alti, quindi la regione, quindi addirittura a livello statale. Io credo che soprattutto più si sale di livello e di scala, più è necessario, ma è indispensabile anche per un rapporto costi-benefici, utilizzare le nuove tecnologie. Mentre sicuramente se la scala è più ridotta, quindi parliamo del livello della municipalità, quello che può dare la partecipazione invece face to face, come dire, non riuscirai a ottenerlo in modo diverso. Insomma. Quindi è bene avere comunque la possibilità di scegliere come cittadino, voglio partecipare in presenza, voglio partecipare online, ma è molto probabile, e questo ce lo dicono anche, insomma, tante esperienze, che se si discute di un tema vicino, come prossimità quindi del proprio quartiere, del proprio comune, il cittadino magari abbia voglia anche di partecipare in presenza e di guardare in faccia i suoi vicini. Nel 2009 e nel 2011, due momenti di, nel 2009 soprattutto un momento di riflessione, anche questo era un seminario internazionale che allora chiamammo i Democracy 2.0, e in quelle discussioni c'erano già i semi di tutto quello che è stato fatto dopo, ma alcuni non sono ancora sbocciati perché sono temi di cui ancora parliamo oggi, quindi lì già dicevamo appunto in qualche modo che al di là dell'andare a chiedere ai cittadini di partecipare su nostra richiesta, quindi una partecipazione che chiamavamo top down, era importante andare a raccogliere la partecipazione che Michela ha chiamato passiva, ma io direi spontanea, perché poi, insomma, nel momento che comunque un cittadino si espone, che lo dica urlandolo in piazza, in un bar o in un blog, in qualche modo sta assumendo un atteggiamento attivo. Quindi sicuramente questo tema di andare a raccogliere le opinioni là dove vengono espresse in modo libero in quanto spontaneo, ma dall'altra parte noi crediamo anche l'esigenza di continuare però avere anche dei luoghi gestiti dall'amministrazione in cui l'amministrazione appunto che si pone nei confronti del cittadino chiedendo in qualche modo un aiuto per andare a magari definire meglio un determinato problema, un determinato fenomeno, piuttosto che cercare insieme delle soluzioni. Quindi quella che abbiamo chiamato invece partecipazione attiva è sicuramente un qualcosa che non è tanto un tagliare con l'accetta, questa cosa ti piace, questa cosa non ti piace, cosa che in qualche modo invece nella raccolta di dati con l'opinion mining siamo un pochino costretti a fare, perché noi, insomma, nel lavorare con i colleghi di Porto che hanno sviluppato questo sistema, ovviamente ci siamo trovati a dover valutare delle opinioni, delle conversazioni sulla base di una scala in qualche modo che poi fosse misurabile naturalmente, no? Quindi una scala a 5, se non ricordo male, da 1 a 5, quindi sono d'accordo, non sono d'accordo, quindi una cosa molto rigida evidentemente, no? Dove peraltro il definire quali sono le parole chiave piuttosto che come consideri un'opinione, se in modo positivo o negativo, ha un'influenza del ricercatore che non possiamo fare finta che non esiste, questo sempre nelle scienze sociali. Quindi nel 2009, come dire, tutti questi dubbi ce li avevamo e avevamo già in mente qualche possibilità di risposta. Nel 2011 abbiamo fatto un contest per andare a finanziare applicazioni, quindi app, che in qualche modo attraverso anche l'utilizzo di giochi, quindi ragionavamo già anche di gamification, potessero agevolare, incentivare il cittadino a collaborare con noi. Devo dire che il concorso è andato molto bene, ha avuto molto successo, purtroppo nessuna di quelle idee, diciamo, è diventata immediatamente spendibile per noi, questo anche dobbiamo dirlo molto onestamente. Nel 2013, quindi nel 2011 poi, come dire, saliamo sul carro di policy
E nel 2013 andiamo online con la nuova piattaforma di participation che oggi andrò un pochino a raccontarvi. Perché nel 2013 in qualche modo decidiamo di appunto riprogettare tutto? Perché le cose sono cambiate molto, evidentemente in 10 anni, cioè dalla prima progettazione che era quella di PartecipaNet, sostanzialmente io partecipo poi, sono cambiate non solo dal punto di vista naturalmente, lo sappiamo bene, degli stili di vita e di consumo e soprattutto anche di consumo di dieta mediatica, diciamo, no, dei cittadini, quindi evidentemente gli strumenti, in questo caso sul web, che si utilizzavano 10 anni fa, oggi magari sono meno in uso, non dico non esistono più, come d'altronde oggi esistono però cose che veramente 10 anni fa non ci sognavamo neanche. Sono cambiate le cose anche dal punto di vista del contesto, diciamo, del policy maker, perché per esempio negli ultimi 10 anni la maggior parte di moltissime direttive europee hanno cominciato a prevedere per la realizzazione e l'attuazione di piani e programmi di un certo tipo, il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini come un'attività necessaria ma non sufficiente. Quindi questo vuol dire, faccio un esempio concreto, noi come Regione per la realizzazione, quindi per la scrittura e poi per l'attuazione della piano di gestione del rischio di alluvioni, anche qui siamo purtroppo sull'attualità, la direttiva europea che impone alle regioni e poi anche comunque agli stati di realizzare questi piani di gestione, fra le altre cose dice anche che è necessario costruire questi piani con il coinvolgimento dei cittadini. In alcuni casi questa attività è stata, diciamo, liquidata magari con delle mail. Come regione noi, utilizzando anche la piattaforma che avevamo realizzato ma facendo anche altre attività, abbiamo invece intrapreso un percorso veramente di confronto con i cittadini, con gli stakeholder, di ascolto, di come dire, tentativo di emersione anche di idee, oltre che appunto di maggiore analisi di quello che è lo stato dell'arte. Come regione ci siamo dati anche una legge nel 2010, la legge 3, che è una legge anche che va a definire sia dei principi che anche delle indicazioni operative, anche dei fondi per finanziare progetti degli enti locali di questa regione. È una legge sulla quale non mi soffermo, però potrei dire luci ed ombre. Sicuramente nel 2015 c'è clausola di salvaguardia che lo prevede anche nella legge. Andremo a fare dei ragionamenti per capire quali impatti ha prodotto e come è possibile invece anche magari migliorare dal punto di vista normativo per avere degli impatti migliori. Quindi 2012 cominciamo a lavorare al progetto della nuova piattaforma di participation, quindi, come dire, abbiamo cercato di fare tesoro sicuramente di tutte quelle che erano queste esperienze precedenti, e però, come dire, abbiamo fatto tesoro delle esperienze precedenti ma abbiamo anche voluto un pochino fare tabula rasa. Quali erano i nostri obiettivi? Parto dall'ultima frase, i soliti. Piuttosto chiari, i soliti, quasi possono sembrare quasi banali, però d'altronde l'obiettivo è realizzare una piattaforma di participation, è chiaro, è realizzare un luogo, un sito web che ti serve, che ti dovrebbe servire appunto per avere un posto in cui incontrare cittadini rispetto alle politiche regionali. Abbiamo aggiunto un dettaglio sul tema proprio delle politiche della trasparenza, perché poi prima di coinvolgere i cittadini sulle politiche bisognerebbe essere certi, e noi siamo stati nella nostra ipotesi quasi certi che così non fosse, che i cittadini le conoscono queste politiche, ne conoscono i meccanismi. Quindi il dove, come si colloca quel processo di ascolto e di partecipazione nell'ambito del policy making per noi era un elemento importante fin da subito. Ci siamo chiesti però poi alla fine, questi sono, dire, appunto, come dicevo, più o meno i soliti, nel senso che questi sono gli obiettivi dal punto di vista delle istituzioni che avevamo in fondo anche nel 2003, no? Quando siamo partiti. Però appunto in realtà ci siamo chiesti, ma noi abbiamo fino ad oggi appunto progettato partendo da quelli che erano nostre ipotesi, no? Nostre idee e comunque obiettivi dell'amministrazione. Spesso abbiamo progettato più sulla base di vincoli interni della nostra organizzazione, quindi vincoli di natura normativa, ma anche molto organizzativa, no? E di strumenti e di budget, tutti quelli che sono i possibili vincoli noi ce li abbiamo, cioè non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista. Quindi, come dire, siamo andati avanti, abbiamo fatto progettualità, ma siamo stati molte volte più guidati appunto da una volontà anche di cambiamento, navigando un pochino a vista, oppure naturalmente guardandoci in giro, quello che succedeva nel mondo, no? Però, come dire,
questa volta abbiamo pensato che forse era opportuno andare direttamente alla fonte, no? Andare a parlare con quelli che erano i nostri attori di riferimento, che non sono solo i nostri destinatari, attenzione, perché la cosa che era mancata forse o non era stata sufficientemente approfondita anche nei progetti precedenti era di non andare solo a capire i destinatari finali dei nostri progetti, di cosa avevano bisogno, cosa avrebbero gradito, cosa non andava bene, ma anche i nostri attori interni, cioè noi siamo un servizio trasversale, realizziamo degli strumenti, li mettiamo a disposizione, ma questi strumenti devono servire alle strutture invece di linea che gestiscono le politiche. Allora, i funzionari, i policy maker che hanno anche appunto, no, la volontà di coinvolgere i cittadini, di fare di cosa hanno bisogno, qual è il tipo di strumento che loro poi sarebbero disposti ad usare. Quindi questo percorso è un percorso che si è svolto con una metodologia che è il co-design e la progettazione si è sviluppata sostanzialmente in circa 6 mesi ed ha avuto una serie di momenti di progettazione in presenza, quindi sia con una serie di focus group e incontri anche interni alla regione con i vari settori dell'amministrazione che a diverso titolo poi devono necessariamente essere coinvolti, perché l'altra cosa è che il tema della partecipazione, come d'altronde della comunicazione, è assolutamente pervasivo nell'organizzazione, o meglio, se non lo è, sicuramente da qualche parte si andrà a incagliare, non arriverà alla fine all'obiettivo che si è dato. E poi abbiamo fatto anche una serie di test invece rivolti, cioè di focus group anche con, diciamo, il mondo esterno, con diverse categorie di stakeholder, e anche di test online proprio ancora su quello che era un mock-up, quindi non ancora neanche una demo vera e propria. Quindi sostanzialmente abbiamo utilizzato peraltro una tecnica che è molto ben delineata, disegnata e raccontata dagli inglesi, che è appunto la tecnica del co-design. Quindi abbiamo cercato quantomeno di partire dal bisogno degli utenti, come vedete, con momenti appunto di incontro in presenza, e da lì abbiamo appunto, no, cominciato a costruire, poi abbiamo chiesto ma va bene, poi abbiamo fatto degli aggiustamenti, poi abbiamo richiesto va bene, quindi questi processi appunto iterativi. Ma una cosa che si sta sperimentando, almeno che stiamo vedendo, è che che stanno nascendo molti open data pubblici, per esempio in Italia, ma spesso questi open data rispondono a un'esigenza burocratica di chi li ha fatti, ma non sono veramente utilizzabili, fruibili e consultabili. A volte anche fatti, diciamo, da soggetti ai quali invece ci si aspetterebbe una certa attenzione. Cioè il problema è che mettere tutto online di per sé non serve a nulla se poi non si è immaginato più o meno, in qualche modo, perché tutto non si può immaginare, come verranno utilizzati. Questa procedura di co-design è cruciale per fare questo tipo di per evitare di incorrere in questi errori, o sbaglio? Sì, io devo dire che in regione qualcuno è anche qui presente, i colleghi che lavorano, normale no, però insomma i colleghi che lavorano sul tema degli open data, come dire, sono quasi dei rimpettai di scrivania con coloro che si occupano di co-design, quindi diciamo che l'attenzione c'è. Dopodiché, tra appunto, come dicevo prima, siamo sempre un po' su dei temi di frontiera, no? Quindi siamo un po' queste mosche bianche, magari all'interno dell'organizzazione, che cercano sicuramente nel piccolo dei singoli progetti di usare anche queste metodologie, quindi sicuramente ci si prova. Diciamo che ci sono dei margini di miglioramento enormi, evidentemente. Faccio un esempio banalissimo, tra l'altro proprio in Olanda furono rielaborati i codici, noi abbiamo i codici Ateco in Italia, sono i codici dell'attività che uno fa, un libro professionista, un'azienda, eccetera, eccetera. Ovviamente sono incomprensibili. Banalmente hanno riprogettato, se non sbaglio in Olanda, tutti i loro equivalenti dei codici Ateco e hanno pensato con dei designer che lavoravano a fianco di fare dei codici che parlano da soli, per cui uno quando lo legge non legge 1, 2, 5, 8, 7, 49, ma legge un qualcosa che uno capisce, per cui se lo può ricordare, per esempio il mio, non ho idea di quale sia. Sono a volte delle cose semplici, ma che possono cambiare completamente la fruibilità anche di questi benedetti open data di cui tanto si parla. Sì, io quello che ho visto a un anno dalla messa online, tra l'altro, della piattaforma, insomma, di vita del progetto, e che ho visto anche su altri progetti, è che il problema in questi casi è che
anche questo, cioè la piattaforma non dovrebbe essere mai ferma, statica, no? Quindi noi per esempio in un anno abbiamo già raccolto tantissimi feedback, perché poi come dire, l'umanità è molto varia effettivamente. Allora un po' il limite, come anche dicevo prima, dell'opinion mining, nel momento in cui sei comunque costretto a individuare delle aree, delle parole chiave, stai selezionando. Allora, la realtà è molto più complessa della selezione che noi facciamo, quindi tante più risorse abbiamo da mettere per far sì che quella selezione sia grande, e quanto più riusciamo a manutenerla, quindi vuol dire che quello che va bene oggi, io direi quasi per certo non va bene fra 4-5 anni, ma forse non va già bene neanche fra una settimana. Quindi nonostante questo percorso, ripeto, abbiamo già tantissimi feedback, quindi di menti pensanti o menti operanti o persone con una vita diversa, che magari anche su singoli aspetti che noi abbiamo ben indagato e abbiamo realizzato convinti di andare incontro più o meno, insomma, comunque un'esigenza molto diffusa, e arriva però sempre qualcuno che invece la vede in modo completamente diverso. Quindi, comunque è fondamentale mantenere il work in progress sempre in funzione. Sì, assolutamente. D'altronde poi voglio dire, se noi guardiamo anche l'uso che viene fatto, adesso perdonatemi la battuta, non farò nomi e cognomi, però noi abbiamo stabilito un hashtag per questa giornata. Io prima guardavo un attimo la timeline di Twitter, moltissimi tweet di persone qui presenti non usano l'hashtag che abbiamo scelto. Allora, fra l'altro, chi si è inventato questo tema probabilmente l'ha fatto perché in realtà aveva nel cassetto un sistema di opinion mining, dice facciamo così, adesso insegno alle persone a usare gli hashtag, così fra 10 anni, quando tutti avranno imparato, io con l'opinion mining faccio ben prima, perché non è che devo mettergli un operatore umano a trovare lui le parole chiave, perché noi questo abbiamo fatto, ci siamo dovuti inventare le parole chiave di gente che nei blog e nei forum parlava di fotovoltaico, ma non metteva cancelletto. Ok? Allora adesso il cancelletto c'è, qualcuno ha imparato a usarlo, tanti no. Quindi, come dire, non è scontato che quello che tu stabilisci anche come uno strumento che poi è utile, certo, le persone ne ricordano l'utilità, che poi venga utilizzato. Però qui divaghiamo, ma... Sì, infatti dobbiamo anche dare noi in chiusura... Cosa abbiamo... sì. No, noi, allora, questo è il risultato, poi in realtà dopo ve lo farò vedere in un minuto e mezzo facendo parlare il video. La metafora che abbiamo scelto è quella della piazza, quindi io partecipo più, abbiamo aggiunto questo più, quindi abbiamo mantenuto il vecchio nome, cercando, insomma, auspicandoci che avesse qualcosa in più del passato, evidentemente. Quindi di per sé gli strumenti che sono all'interno sono abbastanza classici, non ci siamo inventati dei singoli strumenti nuovi, ma abbiamo, diciamo che la novità è quella di aver messo insieme, e quindi di far utilizzare anche in questo modo, no? Anche in questo caso in modo come dire, coordinato e collegato, tutta una serie di strumenti, e tutto questo poi messo anche insieme in un'unica piattaforma regionale, quindi una piattaforma unica per la partecipazione che ospita però delle singole piazze che possono essere abbastanza personalizzate, per cui ogni politica che ha esigenze diverse, quindi può avere bisogno di uno strumento ma non di un altro, ha la possibilità naturalmente di scegliere quelli che sono quelli più utili per il progetto che sta portando avanti. Il fatto di mettere appunto a sistema, quindi avere una piattaforma unica regionale, naturalmente fa sì che si crei anche un po' di cross-selling, no? Si direbbe nel marketing, tra le varie politiche, tra i vari processi di partecipazione, e anche che ci sia un luogo comunque in cui anche i progetti, quindi i processi di partecipazione terminati, rimangono sempre lì, sempre visibili, cioè ancora oggi se le viene la curiosità di andare a vedere cosa hanno detto nel forum del POR di un anno e mezzo fa, quel commento è ancora visibile. Quindi da questo punto di vista dico, credo che la trasparenza, quindi questo fa sì che per esempio l'utente anche deve qualificarsi, deve in qualche modo, no, esporsi, e questo molte volte è un ostacolo alla partecipazione, ma questo è un qualcosa su cui noi non vogliamo mollare, sinceramente. Questo però fa sì che tutti e in qualunque momento possano vedere quello che è stato detto. Sì, la piattaforma è realizzata in plone, quindi insomma assolutamente riutilizzabile, abbiamo già avuto richieste anche in questo senso. Abbiamo cercato di integrare il più possibile i social media, quindi sia come canale di accesso alla piattaforma, quindi non una registrazione ex novo ma l'utilizzo dei propri profili, e con questa cosa un po' particolare, insomma, che all'interno delle singole piazze noi andiamo a pescare i tweet sulla base appunto di scelte che facciamo di hashtag, e però vengono in automatico, quindi noi portiamo dentro una piattaforma regionale comunque le opinioni espresse esternamente, e anche questo non è una cosa così banale per una pubblica amministrazione. È una piattaforma aperta anche perché
non c'è moderazione assolutamente a priori, quindi da questo punto di vista il cittadino può esprimere liberamente le sue opinioni senza che nessuno effettui nessun tipo di censura o comunque insomma, non riesco a trovare la freccia, dove sta? Non si vede, no, no, non si vede la freccia qua. Io partecipo più è il sito della Regione Emilia-Romagna che mette in contatto diretto cittadini e pubblica amministrazione. Privati, enti pubblici, aziende e associazioni possono contribuire attivamente alla definizione delle politiche regionali. Ciascuna politica o piano si realizza attraverso diverse fasi, dall'analisi all'ideazione, dall'attuazione alla verifica finale. Per alcune politiche regionali si attivano processi di partecipazione scegliendo volta per volta le modalità di coinvolgimento dei cittadini, invitandoli al dialogo in vere e proprie piazze virtuali. Ogni piazza è dedicata a un processo di partecipazione e costituisce lo spazio pubblico all'interno del quale scambiare informazioni, discutere idee e proporre soluzioni. Partecipare è semplice e veloce. Puoi entrare nella home page di Io Partecipo Più, cliccare su Accedi e Partecipa e con uno dei tuoi account su Facebook, Gmail, LinkedIn o Twitter iniziare a partecipare. Oppure puoi effettuare una nuova registrazione con Federa, il sistema di autenticazione federato dell'Emilia-Romagna. Nelle piazze trovi strumenti di informazione, come i documenti e le gallerie multimediali, che ti spiegano i temi in discussione. Poi, nei forum e nei blog, puoi leggere le opinioni degli altri utenti, ma anche lasciarne di tue. Infine, con sondaggi e questionari, puoi scegliere fra opzioni e votare quelle che preferisci. Io Partecipo Più rappresenta un'opportunità di dialogo e di ascolto da e verso il cittadino, un percorso di avvicinamento in grado di favorire i processi di partecipazione e di cittadinanza attiva. Per approfondimenti, visita la pagina Scopri il progetto del sito, consulta le FAQ e per ogni dubbio o suggerimento scrivi alla redazione. E per non perderti nemmeno un aggiornamento, seguici su Facebook e Twitter. Vado rapidamente, sì, allora se siamo in ritardo. Allora, rispetto ai policy, è stata fatta un'attività, quindi noi abbiamo considerato, diciamo, nell'ambito di policy sia questo percorso di progettazione che l'utilizzo poi rispetto, come ha detto stamattina anche il direttore Diazzi, al coinvolgimento dei cittadini per la definizione, in particolare per l'obiettivo Green Economy, di alcuni temi legati appunto all'utilizzo dei fondi strutturali. È stata aperta una piazza, in realtà abbiamo fatto un percorso che insomma, ha previsto anche dei momenti di partecipazione in presenza, questi erano alcuni dei numeri. La cosa che ci tengo a dire insomma, in chiusura è che abbiamo in questo caso effettuato appunto anche una valutazione partecipata ex post dei due percorsi, quindi sia di quello di co-design che poi dell'utilizzo della piattaforma sulla Green Economy. Qui c'era una sintesi di una SWOT fatta, ma mi interessa soprattutto dire questo, cioè sostanzialmente quello che emerge anche dalla SWOT analysis, devo dire che in fondo non sono uscite grosse sorprese, non cose che non ci aspettassimo. Sostanzialmente io credo che oggi quello che ci serve in termini di strumenti, anche di metodologie, ce l'abbiamo. I contenuti ci sono perché abbiamo degli obblighi di legge, perché insomma c'è maggiore consapevolezza appunto del valore anche della partecipazione. Quello che serve che serve è la volontà vera, cioè non solo di fare queste cose. Per fare queste cose ci sono ancora dei sassi che ci tengono legati a terra, che molte volte appunto sono anche per noi che lavoriamo dentro, quindi non è solo una lamentela dei cittadini, ma anche per noi sono molto spesso appunto la burocrazia, l'organizzazione o il commitment continua a essere un qualcosa che anche i cittadini, se hanno percezione che c'è veramente, che ci sarà quindi un utilizzo vero di quello che emerge da un processo, sono molto disponibili. Ma questo continua a essere, come era però anche 10 anni fa, il vero snodo, in qualche modo. Grazie. Grazie, grazie Sabina Franceschini. Dobbiamo anticipare l'intervento di Dario Braga, prorettore della ricerca dell'Università di Bologna, perché deve andare via subito, poi dopo toccherà a lei, Woods, mi scusi.
qui Michela mi ha teso una trappola, però è stata una trappola nella quale sono caduto molto molto volentieri, perché i proiettori fanno il saluto e se ne vanno e non imparano niente. Invece oggi, stando qui, ho imparato un sacco come di cose. Come i politici di solito. Assolutamente. Che vengono, Quindi non diffondete questa notizia, ma insomma, questo è molto importante. E mi dispiace, mi scuso anche con l'ultimo speaker, perché avrei voluto sentire anche l'ultima relazione. Ho imparato quattro cose che ve le dico velocissimamente. Intanto qui c'è un esempio di collaborazione istituzionale, stratosferica, insomma, oltretutto proiettati in Europa, la regione, la nostra università, insomma i colleghi di altre università. Quindi questo è cosa buona, è molto bella, e anche il fatto che si abbiano svolto così una ricaduta sul welfare, insomma sulla politica, dà anche un senso concreto al ruolo sociale della ricerca, no? Cosa nella quale noi continuiamo a insistere per far capire alla gente che investire nella ricerca e anche nei giovani è una cosa buona e giusta, quindi qua c'è tutto. Il secondo elemento è più un dubbio, insomma, mi rendo conto dalla velocità con la quale si muovono queste cose che noi oggi abbiamo un problema, lo ripeto spesso in altre occasioni, abbiamo il problema di che cosa insegnare a degli studenti che entrano oggi al primo anno e non si sa che cosa servirà a loro sapere quando usciranno tra 5 anni, perché con la velocità con la quale cambia a questo punto anche il modo di fare politica, anche il modo di fare la gestione delle cose, insomma. Ragazzi, questo è un cambio di paradigma di proporzioni epocali, cioè noi dovremmo più porci il problema di come insegnare loro a seguire un cambiamento che è continuo, che va molto più veloce dei tempi dei nostri corsi. Il terzo elemento è che l'università, riflettevo prima, è una, forse è rimasta l'ultima istituzione globale che si autogoverna in maniera intera. Noi eleggiamo qualunque cosa, no? I direttori, i rettori, il senato accademico. Non c'è un'altra istituzione pubblica che elegge interamente il suo sistema di governo. Non me ne è venuta in mente un'altra. Allora, è uno dei grandissimi problemi che abbiamo quando gli Atenei sono grandi come quello di Bologna, è come avere un contatto diretto, come interagire con le persone, come raccogliere, avere il coinvolgimento, no? Queste cose che abbiamo detto, operare con trasparenza e openness e condivisione. Quindi mi chiedo, ma lo chiedo, la butto qui, se questi strumenti possano un domani, mutatis mutandis, anche essere utilizzati per un sistema come quello dell'università, in cui la partecipazione, che non qui dell'utente, ma proprio del docente, del professore, dello studente, dell'amministrativo, diventa un elemento cruciale. Anche qua per vedere un modo diverso di ragionare, lo dico per chi non è avvezzo alla questione, ma qui si parla della più grossa azienda dell'Emilia-Romagna, probabilmente abbiamo 10.000 dipendenti, abbiamo 85.000 studenti, andiamo da qui all'Adriatico e abbiamo un bilancio da 750 milioni di euro da gestire, e tutte le decisioni che vengono prese impattano su centinaia e centinaia di famiglie che mandano i loro figli qui. Quindi l'e-policy potrebbe diventare uno strumento su cui riflettere per il futuro. L'ultimo concetto riguarda effettivamente il campo della computer science, che è la cosa che capisco meno di tutti, perché non è il mio mestiere, sono un professore di chimica. Mi rendo conto che oggi siamo arrivati a un livello, io cerco di giocare con tutti i social network, ma mi rendo conto che oggi siamo a un livello in cui è un modo di ragionare che sta entrando, e a me piace moltissimo quell'immagine lì. Chiederò a e-policy se si può anche utilizzare oltre, se noi riusciamo veramente a connettere i cervelli ancora prima che il bla bla, noi avremo veramente fatto un salto quantico come società, come sistema. Quindi ringrazio Michela e gli organizzatori per avermi portato qui stamattina. Auguro buona fortuna e spero che ci siano dei follow up molto interessanti. Rinnovo il saluto da parte dell'intero Ateneo di Bologna, ovviamente anche da parte del rettore Ivano Dionigi, e mi scuso per questa apparizione così fugace. Grazie. Noi invece la ringraziamo anche per la sintesi. Tony Woods, PPA Energy. PPA Energy è una delle principali società di consulenza nel settore anche appunto dell'energia, delle politiche, in quel mondo che sta un po' in mezzo tra il mondo dell'energia e il mondo dell'economia. Abbiamo in realtà finora parlato esattamente
di questo, tutto sommato, di software che riescono ad abbracciare settori multidisciplinari. E ci parlerà, Mr. Woods, ci parlerà delle, diciamo, di possibili applicazioni di queste metodologie ben al di là del settore delle energie. Tra l'altro, diciamo che se posso, così occupo questi pochi secondi ancora. Tra l'altro, uno dei temi più interessanti oggi si discute molto anche in Europa di bilanci, mica bilanci, eccetera, eccetera, di austerity piuttosto che non austerity. Una cosa che one thing that is very difficult for us today is just to move chapters of investment from a ministry to another ministry. I mean, these are instruments that maybe can help us in also in this task, please. I think that's true. Good morning, everybody. Thank you very much. First of all, can I say how great it is to be back in the beautiful city of Bologna? I've been here quite a few times in this project, and it's a great place to come and visit. I'm sorry that I can't speak in Italian, but I just can't. And I'm very aware that I'm now standing between you and a good lunch, which is not a great place to be, but I will try to be fairly speedy, but without speaking too quickly for the translators and to help understanding. So it's a bit of a balance, really. I'm a director of PPA Energy. PPA Energy is, and therefore, I'm different from all the other speakers that you've heard so far today, in that I'm not an academic, and I don't come from the public sector. PPA Energy is a small PPA consultancy Energy company based è una piccola azienda di consulenza del sud-est dell'Inghilterra. Siamo una piccola azienda e questo dà dei driver molto diversi al nostro pensiero rispetto alle altre speaker o gli altri partecipanti in questo progetto. Credo che questo sia il motivo per cui mi è stato chiesto di parlare di come poter proseguire questo progetto in futuro. La ricerca accademica è meravigliosa, è importantissima, ma come potete portarla per avere degli effetti efficaci sul mondo reale? Abbiamo sentito oggi molte informazioni, particolarmente dalla regione Emilia-Romagna, sulla regione, su come è stato utilizzato e come può essere applicato ulteriormente. Però oggi vorrei parlare delle opportunità per fare ancora più di quanto illustrato finora. Vorrei parlare di alcuni degli strumenti e conoscenze che abbiamo sviluppato che si collegano un pochino a ciò che ha detto Michele. Affronterò l'argomento da un lato leggermente diverso. Vorrei parlare di sentieri di sviluppo, vorrei parlare di impedimenti e barriere, perché stanno si frappongono fra noi quello che potremmo fare al futuro e parleremo anche dei risultati che abbiamo avuto fino adesso. Abbiamo sviluppato una serie di strumenti molto potenti e spero veramente che voi possiate avere l'occasione di vederli in uso nella area demo. Siamo molto concentrati sulla regione Emilia-Romagna per pianificazione regionata, per incentivi fiscali e altre cose di cui abbiamo parlato, ma crediamo che le applicazioni importanti siano molto più ampie di così. Vorrei per prima cosa parlare della conoscenza utilizzabile e come può essere confezionata in modo da essere utilizzabile e accessibile per un pubblico più ampio. E questa è la parte che si sovrappone a quanto ha detto Michela.
Abbiamo già parlato parecchio dell'opinion mining, dell'estrazione delle opinioni, credo che adesso abbiamo capito tutti di che cosa si parla. Abbiamo parlato dell'ottimizzatore globale, è una cosa un po' più difficile da capire, un modo per cui avere la soluzione migliore, la soluzione ottimale rispetto a una serie di vincoli restrittivo. Esistono delle soluzioni ottimali, magari non una sola, che i decisori dovrebbero prendere in considerazione. Michela ha già detto che questa non sostituisce il prendere le decisioni da parte dei politici eletti. Questo è un modo di supportarli e aiutarli a comprendere le implicazioni delle decisioni che prenderanno. Incentive design e simulatore sociale. Simulatore sociale è l'attività basata sugli agenti. Riguardo a incentive design, si parla di come mettere insieme un meccanismo in modo da avere la risposta migliore possibile da parte delle persone del mondo reale, come si possa avere il massimo del valore o come decidere quanti soldi spendere. Quindi, per esempio, come avere migliore uso del fotovoltaico. Una parte estremamente importante è come fare in modo che le persone che non si occupano normalmente di masse di dati molto complicate possano comprendere quello che stiamo facendo, la nostra massa di informazioni. Ecco, la cosa importante è che tutto si deve intrecciare in questo sistema di supporto decisionale. Quindi questa parte può sembrare più difficile delle altre, ma l'idea è che dobbiamo integrare tutti questi aspetti. Ma si può guardare non solo come un sistema di supporto alle decisioni, ma tutte queste parti che abbiamo già visto, come si possono combinare tutte e per arrivare a moduli di visualizzazione. Tutti questi moduli possono essere osservati potenzialmente in maniera indipendente, possono essere utilizzati indipendentemente oppure possono essere interconnessi per dare un quadro generale. Quindi è un sistema piuttosto complesso. La parte che ho saltato è che per portare avanti questo progetto bisogna avere una metodologia per avere del lavoro molto focalizzato che può essere trasportato in altre parti del sistema. E Michela ha già mostrato come questo modello può essere trasferito in altri settori della regione o in altre regioni dell'Italia. Quindi abbiamo una serie di moduli, abbiamo conoscenza e un sistema integrato. Quali sono le applicazioni potenziali che possiamo utilizzare? Abbiamo fatto un disegno, Michela l'ha fatto, in modo che sia possibile catturare quello, comprendere quello che possiamo fare. Se vedete quello che avete alla vostra destra, nel settore delle energie rinnovabili, il caso che abbiamo sviluppato per l'Emilia-Romagna, ci sono dei modi in cui questo progetto può essere portato avanti dal punto di vista delle energie rinnovabili. A sinistra c'è la parte più ambiziosa e più lontana dal punto di cui siamo arrivati adesso. C'è un numero molto ampio di modi in cui questo approccio e questa metodologia di e-policy può essere portata avanti.
Adesso se iniziamo qui possiamo passare a una scala più ampia, cioè fonti rinnovabili nello specifico del fotovoltaico può essere portato a livello nazionale, in altre nazioni si può portare anche a livello europeo. Non mi piace usare acronimi, ma DSS vuol dire sistema di supporto decisionale, che può essere fatto su misura per varie strutture di politica. Per esempio, e-policy può essere usato, facendo degli esempi generali, a livello europeo per gli indicatori di sviluppo sostenibile a livello dello sviluppo energetico, per riuscire a considerare anche i vari vincoli. A livello nazionale si può guardare alle varie tecnologie, come abbiamo fatto nel caso della regione, ed esplorarli alla luce dei dati che si possono ottenere. La cosa più facile da fare è di utilizzare gli strumenti che abbiamo già e trasferirli in un'altra regione dell'Italia. Anche in questo caso bisogna vedere che le strutture di policy siano simili a quelle dell'Emilia-Romagna. Io purtroppo non conosco esattamente la vostra situazione, però ho avuto l'idea che ci siano delle regioni in cui questo progetto può essere esportato più facilmente rispetto ad altre. Il sistema deve essere fatto su misura su queste policy, e anche il simulatore sociale può essere modellato sulle caratteristiche della nuova popolazione per trarre informazioni riguardo alle risposte delle persone a seconda di un certo numero di categorie, di un set di categorie che viene identificato. E questo può essere un aspetto non troppo difficile. Si può andare anche su una scala meno ridotta. Per esempio, in Italia sappiamo che esiste il livello dei comuni, delle municipalità, le città. Nel mio paese si può parlare delle contee, forse qui le province. E quindi si può aumentare o diminuire la scala dell'intervento con questo strumento. Questo non dovrebbe essere troppo difficile, perché le strutture di policy, di decisioni politiche, non sono molto diverse da quelle che abbiamo previsto all'inizio del progetto e-policy. Adesso invece andiamo ad aspetti più difficili. Ci muoviamo in area come per esempio i trasporti, l'educazione, la salute, l'edilizia abitativa. Quindi il sistema può assolutamente funzionare, però ci sarà anche di nuovo un nuovo lavoro di progettazione per adeguarsi alle caratteristiche di questi altri settori di policy. Credo che abbiamo già parlato questa mattina della natura, della pianificazione degli elementi che costituiscono il nostro sistema. Altre parti del piano energetico, probabilmente questo sarà una delle cose più facili, parleremo dell'efficienza energetica, e quindi credo che sia facile estendere i principi in questo settore utilizzando quanto abbiamo già sviluppato. Ci sono somiglianze, ci sono meccanismi di incentivi sulle rinnovabili, ci sono un sacco di barriere all'implementazione che possono essere analizzate. E perfino possiamo prendere in considerazione il settore privato. Abbiamo già sviluppato un certo numero di aspetti declinati sul settore privato, vedendo come gli individui possono svolgere il loro ruolo. Specificamente stiamo parlando adesso di programma del Load Control Program, il programma del controllo dell'impatto.
il design dei prodotti, parlando adesso del settore manifatturiero, in modo da analizzare come si può migliorare la valutazione ambientale quando si progetta un edificio, per esempio valutando i vincoli oggettivi ambientali della zona. Parlando del programma di controllo di carico, come azienda di consulenza specializzata in energia, vorrei dire che molte volte ci troviamo a parlare dell'elettricità come un argomento parecchio difficile, perché tutte le volte bisogna valutare i picchi di consumo energetico. Bisogna sempre cercare di arrivare a un equilibrio del sistema e tradizionalmente noi costruiamo dei grossi accumulatori attraverso cui scorre l'energia per fornire gli impianti produttivi, per esempio, e quello che facciamo è controllare la generazione lungo questa catena, e questa generazione non è semplice. Per esempio, non è che quando c'è bisogno di avere più energia semplicemente c'è un interruttore per aumentare la fornitura. Quindi ci sono delle fluttuazioni che bisogna tenere in considerazione, e che per esempio non si possono avere attraverso il fotovoltaico, come invece questo può accadere in Germania, dove abbiamo un esempio molto importante di produzione attraverso il fotovoltaico in modo massivo. È una componente estremamente importante, quindi qualsiasi cosa che può avere un contributo in questa area sicuramente sarà di grandissimo valore. Credo che abbiamo parlato specificamente già di questi aspetti. Adesso vediamo come possiamo utilizzare le conoscenze conseguite all'interno del progetto e-policy. In questo progetto c'è un'importante parte accademica, quindi bisogna fare, secondo me, della disseminazione nella comunità scientifica attraverso dei convegni. Bisogna pensare anche alla diffusione di questi risultati all'interno del pubblico e anche il coinvolgimento degli stakeholder. Vediamo come possiamo coinvolgere gli utenti potenziali, per esempio attraverso eventi degli stakeholder, per esempio dei workshop organizzati attraverso l'Università di Cork, dove ci sono molte persone che si occupano del progetto. Abbiamo fatto delle presentazioni appunto in Irlanda. Esiste il Summit di Samos, per esempio, in Grecia, che è un evento molto importante, dove c'è stata l'opportunità di testare il sistema con persone che erano presenti là per vedere come rispondevano a questo programma. Stiamo facendo del network con molti team che abbiamo visto coinvolto nel progetto e-policy. Abbiamo visto l'impegno del governo regionale dell'Emilia-Romagna. Parliamo anche del progetto del governo regionale del Piemonte e il Ministero Italiano dello Sviluppo Economico. Nel Regno Unito siamo in contatto col DEC, che è il Ministero dell'Energia, e anche col governo scozzese. Tornando in Italia abbiamo parlato con Enel e altre persone, altri soggetti nel settore energetico privato. Vorrei ritornare a parlare degli ostacoli, come possiamo superare le potenziali barriere che si frappongono allo sviluppo degli strumenti di e-policy. 3 mesi fa abbiamo parlato di pubblici funzionari e accademici, dove sono stato anche io invitato. Abbiamo fatto della ricerca e il problema era che non era facile capire quali fossero gli interlocutori giusti, perché cambiano in continuazione. Il governo ha detto sì, anche per noi è un problema,
ho bisogno dell'utilizzo degli accademici che mi possono consigliare in questa area, ma come facciamo a identificarli? In realtà questo è abbastanza complesso, per questo è importante fare dei network, perché in questo spazio c'era molta frustrazione. Tutti questi individui compongono delle reti personali, ma hanno anche degli altri impegni nei loro mestieri. Quindi i policy è un progetto che però non assorbe il 100% del loro tempo. Quindi prima abbiamo parlato anche dei dati. È interessante quando si parla del settore privato, vediamo che i dati diventano un argomento più difficile, perché va sempre nel settore privato considerato se i dati hanno un valore commerciale. Come nel UK, per esempio, dove noi abbiamo un settore energetico estremamente competitivo, è molto difficile accedere ai dati e trasferirli da un settore all'altro, perché sono considerati strategici. Quindi ci sono delle questioni tecniche che vanno valutate nel trasferimento dei dati. Bisogna vedere quali sono gli strumenti, come sono utilizzabili e accessibili, come si possono sviluppare progetti futuri e come si possono finanziare e come si possono identificare le opportunità future di sviluppo. Credo che dovremmo parlare un pochettino di queste opportunità. Alcuni di questi ostacoli non sono insormontabili, c'è molto da fare, ma si possono superare. Quindi vediamo ora com'è la discussione sul Ministero dell'Energia in Gran Bretagna, parlando dei vari usi di policy nel fotovoltaico. Vediamo che ci sono altri settori, che sono altri soggetti che sono coinvolti in i policy. Quindi per riassumere, il team di e-policy ha sviluppato degli strumenti potenti per aiutare il processo decisionale. Sono importanti per tutte le aree decisionali e oltre. Facciamo quello che possiamo per informare gli stakeholders e gli accademici riguardo agli sviluppi che abbiamo sviluppato. Facciamo una dimostrazione di questi strumenti, quindi invito ad andare all'area demo. Lo scopo è di trovare modi per trasferire questi sviluppi e queste applicazioni nel futuro per continuare questo progetto, e ci sono delle barriere che devono essere superate. Siamo tutti noi del team di e-policy, saremo felici di parlare e rispondere a vostre eventuali domande. Vi prego di nuovo di recarvi all'area demo e vi ringrazio moltissimo. Grazie. Una domanda. Lei ha parlato della possibilità di applicare questi strumenti in altre aree di policy. Vorrei sapere se lei pensa anche alla possibilità di applicare questo tool fra varie diverse. Per esempio, se i policy può essere utilizzato nel settore dell'energia applicata alla salute. Questo è difficile perché noi adesso siamo molto specializzati, molto verticalizzati, facciamo fatica a interconnettere settori diversi. Sì, il DEC, il Ministro dell'Energia nell'UK, nel Regno Unito, si sta occupando di questi temi. Per esempio, i mutamenti climatici e l'energia venivano affrontati da due ministeri diversi e si è creata una commissione per trattarli in modo integrato. Quindi, per quel che ne so,
c'è molto conflitto e dibattito per cercare di capire fra i vari ministeri come questo strumento può essere utilizzato. C'è moltissima conversazione che sta accadendo su questo argomento. Buongiorno, mi chiamo Cristina Ricci, sono anch'io una consulente. Trovo molto interessante l'opportunità di cui lei ha parlato sull'estensione dei risultati del progetto nel settore privato, per esempio per identificare nuovi schemi di incentivazione. Ci sono già state delle esperienze, dei contatti a questo proposito? Sì, questa era un'idea che Sandra Scalari dell'Enel, credo sia qui, all'inizio del progetto e-policy, cioè quello di utilizzare la stessa metodologia per progettare degli incentivi e prezzi di costi per l'energia come modello di business. Quindi siamo coinvolte in Darido, un altro progetto europeo. Uno degli aspetti su cui stiamo lavorando è applicare una metodologia simile per definire modelli di incentivi e di costi per altre utilities nella definizione di un modello energetico. Credo che io e Sandra potremo rispondere ad altre domande in questo settore. Là dietro, e ricordatevi che fuori ci sono come li avete chiamati? Dimostratori per vedere all'opera questi strumenti. Thank you Mr. Woods. Grazie a tutti.